più o meno, forse mancano ancora delle persone che devono giungere, ma ormai ci siamo e quindi direi di stare nei nostri tempi per quanto possibile. Se ti accomodi anche tu. Sì. Io sono Edoardo Patriarca, sono presidente del Centro Nazionale per il Volontariato, uno dei, insieme alla Luisa Prodi del SEAC, siamo i due soggetti, le due, chiamiamole così, associazioni, istituzioni, che hanno promosso questo seminario, questo momento di studio. Il titolo lo conoscete, il tema lo conoscete, quindi siamo nell'attualità, credo, anche nel dibattito del nostro paese, anche se questo tema pare direi quasi lontano. Penso invece che sia dentro la vera attualità che riguarda la vita del nostro paese, in particolare appunto le tante migliaia di detenuti che attendono anche soluzioni alternative alla loro vicenda di detenzione dentro le nostre carceri. Per quanto riguarda il CNV, questo percorso col SEAC in realtà è iniziato già durante il Festival del Volontariato a Lucca, già in quella sede, quindi ad aprile di questo anno, avevamo avviato una riflessione su questo punto. Il Centro Nazionale per il Volontariato, lo conoscerete almeno, lo ricorderete legato a una figura molto importante, di grande valore come Maria Eletta Martini, in qualche modo mette a disposizione un po' le proprie competenze, la propria struttura affinché le realtà del volontariato e direi del terzo settore su alcuni settori, alcuni ambiti, in qualche modo trovino una piazza, dico sempre io, un luogo, insieme al SEAC in questo caso, perché si scoprano energie, alleanze, capacità anche di ritrovarsi, di consolidarsi anche nei percorsi che si fanno. Il nostro mondo è un mondo spesso molto frastagliato, molto, molto piccolo anche come realtà. E fa cose molto belle e molto importanti e spesso manca la piazza, il luogo dove in fondo poter dire che in questo paese tante cose accadono perché appunto c'è un volontariato, c'è un terzo settore che nel frattempo, anche durante questo tempo di crisi, di fatica anche della politica, non si è affatto rassegnato, non si è affatto, come dire, ritirato a vita privata, ma è sui territori e continua a innovare, a produrre cose nuove, a produrre solidarietà, a produrre coesione sociale. Con l'approvazione, almeno alla Camera, del decreto 78, lo conoscete, un decreto su cui abbiamo anche lavorato in Parlamento, ci abbiamo anche creduto, tra l'altro è stato approvato a larghissima maggioranza. Ecco, ci è parso che fosse urgente e necessario, proprio perché si introducono pene detentive alternative, costruire con voi un avvio di percorso, un tavolo, affinché questa esperienza e questa proposta trovi, con le istituzioni che sono tra l'altro oggi qui presenti, trovino una percorribilità immediata, concreta. I dati li conoscete meglio di me, io non sono del settore, non conosco nei particolari anche il mondo del volontariato del terzo settore impegnato su questo, ma è chiaro a noi tutti che questa introduzione più efficace, più praticabile di pene detentive alternative introduce nel settore delle carceri e della detenzione una novità di grandissimo valore. Parliamo spesso di valori, parliamo spesso di un paese che appare in difficoltà e che appare accartocciato su se stesso, incapace di risolvere i problemi. Credo che questo, che riguarda tante persone, sia un luogo in cui poter ridire nuovamente che invece si possono davvero aprire nuovi percorsi.
Perché ci siamo trovati tra di noi qui e abbiamo convocato le reti, abbiamo convocato le realtà associative che sono impegnate nel settore, ma perché credo che questo decreto e comunque l'avventura che si sta aprendo possa avere successo se viene coinvolto il mondo del volontariato e il mondo del terzo settore. Ci sono certo altri soggetti, ci sono le pubbliche amministrazioni, ci sono anche le imprese per certi versi, almeno quelle socialmente responsabili, ma è indubitabile che questa avventura, chiamiamola così, che viene introdotta soprattutto col decreto, con la legge, col 78, è un'avventura che può trovare uno sbocco, una praticabilità concreta e diffusa se il volontariato, il mondo del terzo settore è in qualche modo coinvolto e interpellato. Ecco perché ci siamo ritrovati qui ed ecco perché l'invito che facciamolo, insieme a poi Luisa che è più ben addentro di me su questi temi, è di tenere aperto il tavolo, ritrovarci nuovamente, condividere una piattaforma, un percorso condiviso, trovare il modo anche di monitorare le esperienze che via via verranno intraprese, consolidare il rapporto col Ministero, con le pubbliche amministrazioni e ritrovarci fra 6 mesi, fra qualche mese, magari al Festival del Volontariato a Lucca del prossimo anno, a poter cominciare a dire quello che sta accadendo, come sta accadendo, e dire anche a questo Paese che questa scelta è una scelta di grande civiltà e di grande valore e che siamo capaci, nonostante la fatica, la difficoltà della politica e in generale del nostro Paese, a fare anche scelte buone di civiltà. Mi perdonerete se mi vedrete a un certo punto scappare, ma siamo bloccati non stop in Parlamento da ieri notte, da stanotte, e quindi quando si concluderà l'ostruzionismo del Movimento 5 Stelle ci chiameranno a votare. È arrivato un SMS, probabilmente la convocazione andare a votare dopo una giornata intera di bla 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 bla, voteremo, quindi se mi vedete scappare o ritornare perché c'è qualche votazione in corso. Grazie. Luisa, prego. Saluto e ringrazio tutte le persone che a vario titolo sono intervenute a questa giornata. Non c'è molto da dire, diciamo, in merito al contenuto delle varie norme che si sono susseguite in questi ultimi anni. Il decreto legge 78 è, diciamo, un ennesimo provvedimento che si cerca di prendere a fronte di una situazione non in stallo ma in peggioramento, nel senso che le carceri continuano ad essere in seria difficoltà, non c'è il coraggio di mettere mano alle leggi che provocano maggiore ricorso alla carcerazione e quindi si cerca di lavorare con provvedimenti, diciamo, tampone, a iniziare da quello che si ebbe ancora sotto il Ministero di Alfano, poi Severino, eccetera. Quindi è una storia che conosciamo bene, per cui non voglio perdere tempo perché il tempo oggi è poco e lo dobbiamo invece dedicare a veramente fare una discussione che entri nel vivo delle problematiche e anche delle esperienze, perché qui oggi sono presenti, è presente veramente un tesoro di esperienze che deve essere in qualche modo conosciuto e valorizzato. Allora, siamo ovviamente in una situazione di perplessità, diciamo così, rispetto alle resistenze che anche il DL78 sta incontrando sul suo cammino, cioè il Parlamento, alcune diciamo, parti del Parlamento pongono una serie di problemi, di vincoli, per cui quello che già a noi non pareva essere estremamente, come dire, rivoluzionario, rischia di diventare sempre meno incisivo e sempre più mantenere lo status quo.
D'altra parte, ogni giorno che passa c'è un problema che si avvicina ed è quello che incontreremo, che incontrerà l'Italia quando si troverà con una sentenza pilota della Commissione Europea Diritti dell'Uomo che dice così non sta andando bene, tu devi indennizzare coloro che hai incarcerato non rispettando il loro diritto minimamente almeno allo spazio. Quindi siamo in una strana situazione per cui ci trastulliamo, ma ci trastulliamo sull'orlo di un baratro e questo sta succedendo già da parecchio tempo. E poiché appunto tutti siamo persone a conoscenza di queste situazioni, io non voglio far perdere tempo, però voglio contestualizzare il perché di questa, diciamo, iniziativa che con il grande aiuto del Centro Nazionale Volontariato abbiamo preso, proprio per cercare di rimettere all'attenzione del mondo politico e istituzionale il problema che stiamo vivendo, perché è un problema serio. Anche la scelta di questo luogo vuole essere proprio la scelta di voler rappresentare questa situazione laddove, proprio nel cuore nel quale si prendono le decisioni. Ci sono strade diverse, strade che si devono perseguire, le forme alternative alla detenzione devono essere praticate, non solo enunciate, ma devono essere fatte con dei piani condivisi, con una, diciamo, un obiettivo, con anche degli strumenti che si vogliono. Non si possono fare a costo zero. Voglio dire, senza oneri per lo Stato, che ormai vediamo in ogni provvedimento che viene scritto da qualche anno a questa parte, va pensato bene. Senza oneri per lo Stato, così come siamo, non può essere niente, perché o decidiamo di fare qualcosa, di prendere strade diverse, e le strade diverse però si scelgono e si, come dire, pianificano anche eventualmente con degli impegni anche economici, o se no gli oneri arriveranno dalla CEDU quantomeno. Quindi il senza oneri adesso non esiste. E quindi abbiamo poco tempo e abbiamo da, come dire, portare con maggior forza, e credo che gli interventi che oggi verranno svolti lo potranno far capire bene anche proprio sul vissuto concreto, dobbiamo trovare un piano efficace che coinvolga tutti, che metta insieme tutti quei vari tentativi. C'è stato il protocollo con l'ANCI, ci furono un tempo, molti anni fa, una, come dire, consuetudine al lavoro comune tra Dipartimento Amministrazione Penitenziaria e Volontariato Terzo Settore. Da tempo poi ci fu un tempo, diciamo, in cui questa cosa cessò e ci auguriamo che riprenda con gran forza. Abbiamo visto il decreto del 2 luglio del Ministro Cancellieri, la Commissione di Studio sulle Misure Alternative. Ci avrebbe fatto piacere che anche il volontariato terzo settore fosse positivamente implicato, diciamo, non solo invitato come un commensale aggiunto, ma proprio come una parte effettiva della esecuzione penale o comunque delle forme alternative alla detenzione, ma probabilmente anche su questo possiamo andare avanti. Ecco, noi crediamo che sia importante rimanere molto uniti come esponenti del volontariato terzo settore, cercando di perseguire alcune idee che sono idee basilari, senza le quali noi crediamo non sia più possibile andare avanti, e chiediamo un confronto forte, costante, serrato con tutti i livelli istituzionali, perché in questo modo credo possiamo pensare di andare avanti, di produrre qualche cosa. Ringrazio tutti quindi ancora per il lavoro, per essere venuti qua e per il lavoro che faremo insieme.
Lascio la parola a Elisabetta Laganà per la moderazione del tavolo. Farò dopo alcune considerazioni di tipo introduttivo generale, dal momento che per alcuni dei relatori i tempi stringono parecchio, io darei immediatamente la parola al dottor Cascini e poi dopo dirò alcune cose sulla giornata di oggi e sulla conduzione e sull'organizzazione. Prego, dottor Cascini. Innanzitutto grazie per l'invito, non è la prima volta che ci incontriamo per discutere le questioni del penitenziario. Io mi devo scusare in anticipo perché purtroppo ho un impegno tra pochi minuti, quindi farò un intervento molto breve, ma ho visto insomma, che l'elenco delle persone che devo intervenire è abbastanza lungo, quindi diciamo i tempi brevi forse agevoleranno quelli che seguiranno. Devo dire non è un buon momento dal punto di vista della forza politica che è stata messa in campo per fronteggiare le questioni che riguardano il penitenziario. Noi veniamo da una idea minima di intervento per una maggiore apertura verso le misure alternative alla detenzione, che passava per una parziale rivisitazione della legge Cirielli. Come sapete, questo decreto legge, che in un qualche modo avrebbe eliminato qualche ostacolo, avrebbe potuto condurre e guardate, in parte aveva già prodotto degli effetti. Nei primi 20 giorni di applicazione c'è stato un calo di quasi 200 detenuti al mese, perché evidentemente ampliare i meccanismi di sospensione dell'esecuzione della pena e portando a una valutazione diretta del giudice senza passare al carcere aveva già prodotto gli effetti importanti. A regime avrebbe portato presumibilmente a una riduzione di almeno 4-5 mila detenuti in un anno. E purtroppo si è ritenuto diversamente e l'amministrazione penitenziaria insomma, non può che prendere atto del fatto che deve governare la situazione che descriveva prima Luisa Prodi a fronte di una decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo molto dura, che non riguarda solo l'amministrazione penitenziaria ma espone l'intero paese a un problema economico di non poco rilievo, ma l'amministrazione penitenziaria si trova a dover gestire un numero di detenuti molto più forte, molto più ampio rispetto alla possibilità di ospitarli in modo adeguato. Questo è un dato di fatto, cioè fronteggiare il sovraffollamento così come se noi lo vediamo come un fenomeno esclusivamente numerico, e io non lo vedo così preciso, ma se lo vediamo un fenomeno estremamente numerico o diminuiscono i detenuti o aumentano i posti nei quali accoglierli. Questo è un elemento diciamo, di discussione, di valutazione imprescindibile. Tuttavia l'amministrazione penitenziaria ha, secondo me, molte cose che si possono fare. Ovviamente non possiamo far uscire noi le persone dal carcere, neppure possiamo costruire noi nuovi posti, perché come sapete c'è un commissario governativo che si occupa dell'edilizia penitenziaria. Ma anche se non può fare queste cose, dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, l'amministrazione penitenziaria può fare molto. E per esempio cosa? Lo dico brevemente, ma è una questione di cui abbiamo parlato anche in altre occasioni. Noi stiamo provando, e di pochi giorni fa una circolare molto chiara su questo, stiamo provando a modificare le condizioni di vita all'interno. Ed è giusto pensare... ed è ovvio che questo rientri anche nella vostra vocazione, no? Quella del trattamento e il reinserimento sociale del lavoro. Ma noi siamo di fronte a una situazione, al di là di quello che dice la Corte europea di Strasburgo, una situazione reale di condizioni di vita inaccettabili, definite tortura. No? Sono moltissimi i detenuti che si trovano nelle condizioni che hanno portato alla condanna nella sentenza Torreggiani, nella sentenza Solemanovic prima. Sono moltissimi, dico oltre i 25.000 che si trovano in quelle condizioni. Allora, lo spazio tra il miglioramento delle condizioni di vita e il reinserimento sociale e il lavoro, in mezzo tra queste due opzioni, c'è molto da fare. Che il primo obiettivo che ha
l'amministrazione è quello di modificare queste condizioni di vita inaccettabili. La modifica di queste condizioni di vita può poi portare verso la costruzione di un processo da sviluppare in modo diverso. Come si fa a modificare le condizioni di vita? Dirlo è abbastanza semplice. Si fa applicando quello che c'è scritto nella legge e che paradossalmente nel mondo del penitenziario è stato ignorato per anni. L'articolo 6 dell'ordinamento penitenziario dice che le camere detentive sono camere di pernottamento. E per quale ragione ci si deve vivere nelle camere detentive per 22, a volte anche 23 ore al giorno, se quelle invece sono definite dalla legge camere di pernottamento? La legge dice che i detenuti devono trascorrere la loro giornata in locali comuni, che devono mangiare nei refettori. Io, guardate, sono al Dipartimento da 6 anni, ma mi sono sempre chiesto come mai, quando si costruisce un carcere nuovo, si pensa a fare le docce in camera e a togliere il bancone dai colloqui, che sono le cose che ci sono scritte nel regolamento del 2000, tra le altre. Ma nessuno pensa a quello che c'è scritto nell'ordinamento penitenziario, che viene molto prima, perché le strutture sono pensate architettonicamente affinché i detenuti vivano nelle camere detentive. I passeggi sono, diciamo, spazi completamente vuoti, dove la gente cammina avanti e indietro, dove non c'è nulla. Le sale di socialità sono dei tavolini di plastica e talvolta un biliardino. Non esiste nulla che possa consentire lo sviluppo di una vita in comune se non all'interno della camera detentiva. E il sovraffollamento nella camera detentiva è disastroso dal punto di vista igienico, dal punto di vista della promiscuità, della conflittualità, dello spazio vitale. Allora, il primo obiettivo che noi abbiamo è quello di tirar fuori i detenuti da quegli ambienti dove sono sovraffollati e cercare di farceli stare il minor tempo possibile. Non li possiamo far uscire dal carcere, possiamo però, anche se ci continuano a condannare, è ovvio che la sofferenza che deriva dalla mancanza di spazio vitale diminuisce proporzionalmente al tempo che si evita che tra i detenuti trascorrono in quello spazio. Più li tiriamo fuori, meno soffrono le conseguenze di quella carenza di spazi. Questo mi sembra un fatto addirittura banale, addirittura sembra incomprensibile perché finora non si sia fatto, perché insomma basta farsi un giro per le carceri, per i sistemi penitenziari europei. Sono pochissimi i sistemi penitenziari europei che hanno un meccanismo di detenzione secondo il quale la vita si svolge nelle camere detentive. La Serbia, la Francia fino a 3-4 anni fa, non esiste nessun altro paese dove la vita si svolge nella camera detentiva. Guardate, questo spostamento, e mi avvio rapidamente alla conclusione, avrebbe un cambiamento radicale anche nelle funzioni degli operatori e anche nelle funzioni del volontariato. Se le persone vengono, se alle persone viene consentito di fare vita in comune, sulla quale si può costruire il lavoro e il reinserimento, ma se viene consentito di fare vita in comune, il ruolo degli operatori cambia, perché il poliziotto farà un passo indietro. Il poliziotto oggi gestisce la vita del detenuto, perché sta in sezione, il detenuto dipende completamente dal poliziotto che è in sezione. Qualunque bisogno il detenuto ha, lo deve rivolgere al poliziotto, anche se gli fanno male i denti o ha bisogno di parlare con qualcuno, di fare una telefonata, di cose rispetto alle quali il poliziotto una risposta non è in grado di darla, tant'è che devono fare la domandina, perché non è in grado di soddisfare quel bisogno. Spostarlo da lì significa permettergli un rapporto con operatori che invece possono dare una risposta. Gli infermieri, i medici, i volontari, gli educatori dovranno vivere loro con i detenuti, perché questo consente a ciascuno di fare quel mestiere che la legge gli attribuisce. Perché non è pensabile che si faccia un'osservazione di una persona che sta 22 ore al giorno steso sulla branda. I magistrati di sorveglianza spesso non hanno elementi per valutare le persone, se non in negativo, se non vedendo quello che hanno fatto di sbagliato, la reazione che hanno avuto, il guai, ma non dico nella stragrande maggioranza, ma diciamo nella grande maggioranza dei casi. Tutti conosciamo il carcere, sappiamo che ci sono tante eccezioni lodevoli, no? Lo sappiamo bene, io le do per scontate. Ma il grosso del sistema penitenziario funziona così. Il nostro compito è cambiarlo.
non è una cosa facilissima, ci siamo avviati lungo questo percorso così complicato. Io non credo che ce la faremo a completarlo per la data del 14 maggio, che in cui scade l'anno di tempo che ci viene dato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, però io penso che riusciremo ad avviarlo. Il contributo che il volontariato darà in questo sarà fondamentale, perché come voi sapete noi abbiamo una carenza, per anni si è assunta e si continua forse a fare polizia penitenziaria, che serve, ben inteso, che assicura i servizi, la sicurezza, ma abbiamo una carenza di operatori negli altri settori spaventosa, soprattutto nell'ambito. Questa modifica implica un ruolo del terzo settore, del volontariato, delle associazioni fondamentale, perché senza di voi sarà impossibile mantenere un sistema di vita comunitaria dei detenuti in condizioni di sicurezza, di risposte, di vicinanza. Quindi mi auguro che insieme a voi si possa fare per questo percorso, per quello che almeno compete all'amministrazione penitenziaria, e poi che la politica possa riflettere, diciamo, sull'esigenza di ipotizzare soluzioni anche alternative al carcere. Grazie e scusatemi, ma devo andare tra poco via. Arrivederci. Qualche considerazione introduttiva, partendo da un film. Nei film c'è molta verità. Alcuni anni fa è uscito un film che si chiamava Non è un paese per vecchi, non so se qualcuno di voi l'ha visto. Il film si caratterizzava da... Il tema dominante era una crudeltà insensata e inspiegabile di questo killer. Non si capiva perché, sì, c'era sotto, diciamo, una motivazione economica, ma sembrava quasi uno spostamento, come si dice in psicologia, non sembrava il vero motivo. Parafrasando il film possiamo dire che l'Italia non è un paese per le misure alternative, non è un paese per le riforme, non è un paese che ottempera, soddisfa il punto dell'articolo 118 della Costituzione che prevede la sussidiarietà orizzontale. Perché quello che sta succedendo va esattamente al contrario di quello che si enuncia. Mi chiedo se qualcuno si sta interrogando su come i detenuti stanno vivendo questa fase, cioè quante volte in questi anni sono state fatte delle promesse, sono state spese delle parole, sono state dette milioni di cose su quello che si stava tentando di fare o che si aveva intenzione di fare o che si era vicina a fare, per poi fare dei terrificanti passi indietro rispetto a quanto, è stato detto poco fa, altri paesi hanno fatto, stanno facendo, con molta meno spettacolarizzazione, quindi lo fanno e basta, non c'è bisogno di arrivare a questi bracci di ferro per una situazione che tutti sanno benissimo com'è, tutti sanno come stanno le cose, tutti sanno che l'esecuzione penale esterna produce meno recidive, tutti sanno che questo sistema non potrebbe andare avanti senza il volontariato, senza le straordinarie esperienze che noi oggi abbiamo voluto qui per rendere testimonianza. Queste esperienze stanno chiudendo. Per dirne una, io ho partecipato al giorno dei diritti umani, il 26 giugno, all'iniziativa della Casa della Carità, quindi in una regione come la Lombardia, che mette in campo sicuramente molte risorse, l'esperienza straordinaria voluta dal Cardinale Martini rischia di chiudere. Allora, questo non è solo un segnale, non è un simbolo, questo è un dato, questo è un fatto che deve preoccupare tutti, perché se chiudono queste situazioni non è un problema solo per i detenuti, è un problema per tutti, perché si fa un passo indietro in termini di civiltà. Allora, il carcere è una parte sostanziale, ma è veramente una sinedica, una parte per il tutto. Cioè, quello che succede rispetto al carcere va preso come norma generale su quello che sta succedendo, in termini di regressione sul piano delle riforme e di un'interpretazione della società che va sempre più forme di contenimento e sempre meno forme di welfare, e che non siano assistenzialismo, ma che siano vere prese in carico della persona. Del decreto è già stato detto un altro punto. Come volontariato noi pretendiamo rispetto dei patti.
Ci sono dei protocolli che sono stati firmati, che considerano la pari dignità tra amministrazione penitenziaria e volontariato. Il volontariato non è stato invitato alle commissioni ministeriali. Crediamo che questa sia stata una grave svista e speriamo che venga posto rimedio a questo punto. Chiediamo che venga fatto un patto nazionale di dismissione, al pari di quello che è stato fatto sull'edilizia penitenziaria, il piano edilizio straordinario, che venga fatto un piano sociale straordinario di dismissione. Ci sono delle leggi, ci sono dei decreti che sono usciti. Le linee guida dicono che andava fatto un patto per la reintegrazione sociale. Questi patti sono stati realizzati a macchia di leopardo da qualche parte, ma non è mai stato fatto un pensiero di tipo organico a livello nazionale. Questa cosa è gravissima, perché affidata, è stata scaricata sulle spalle di parrocchie, associazioni, coordinamenti, luoghi che prendono pazienti dimessi dall'OPG, malati, minori, che arrogano su di sé, sulle loro spalle, delle situazioni di enorme difficoltà, facendo conti con i soldi che non hanno e quindi facendo semplicemente riferimento alla buona volontà. Questo credo che sia gravissimo per il nostro Paese, che ci sia questa scotomizzazione, questa scissione, questa spaccatura tra questi mondi. Non è così che doveva essere. La giornata di oggi vuole essere il dare voce a queste realtà che non si sono mai limitate a lamentarsi, che continuano a testa bassa, con grande dignità, a svolgere un lavoro insostituibile, il cui valore della gratuità non è solo in termini economici, è un valore aggiunto, lo è di per sé. Però crediamo che sia giusto a questo punto ridare dignità normativa, sostanziale e concreta a queste voci, a queste realtà. E noi siamo qui per questo, sperando di ripristinare almeno minimamente un minimo di parità rispetto alle esperienze. È già stato detto quello che sta succedendo. Questo vuole essere anche un luogo in cui l'esecuzione penale esterna ha uno spazio, ha una voce, anche dal punto di vista dei direttori del Dipartimento, per dire che il volontariato ha sempre creduto nelle misure alternative e che riteniamo un gravissimo errore quello di depauperare le risorse dell'esecuzione penale esterna. Tutto è sempre stato dato al discorso delle carceri e poi sappiamo in che situazioni stanno le carceri. Quindi non ha funzionato. Io darò la parola, sono pochi minuti per ciascuno, quindi chiedo di parlare, è sempre antipatico, diciamo, togliere la parola, quindi chiedo alle persone di autoregolamentarsi, considerando circa un 6-7 minuti di intervento e quindi ponendo il più possibile esattamente il punto e il tema e il fuoco del discorso che vuole che si vuole che compaia, quindi che venga, come dire, sottolineato rispetto a un'iniziativa che, oltre iniziativa di coordinamento di queste voci, vuole essere anche iniziativa di proposta. Io do la parola inizialmente a Domenico Manzione, sottosegretario del Ministero dell'Interno. Prego. Grazie, grazie dell'invito, grazie per la parola, anche se devo dire, dopo le parole spese dalla dottoressa Ragalà, io potrei tranquillamente astenermi dallo sprecare i 6 minuti che mi sono stati concessi, perché potrei sostanzialmente sottoscrivere tutto quello che ha detto. Mi è piaciuto in particolare il riferimento al film, prima ancora al romanzo di Cormac McCarthy, con la parafrasi del titolo «Non è un paese per riforme, non è un paese per misure alternative». Allora, in realtà la mia possibilità di intervento in materia, svolgendo attualmente l'attività di sottosegretario al Ministero dell'Interno, è chiaramente limitata. Sono però un ex magistrato, anzi sono tuttora magistrato, quindi, diciamo così, mi sono occupato di esecuzione penale in prima persona come procuratore della Repubblica, so dove sono i problemi.
Distinguerei tra un aspetto patologico e un aspetto fisiologico. L'aspetto patologico è quello che deriva, lo rammentava dianzi Cascini, dalla sentenza della Corte europea. Per la verità ne è arrivata una ora, vedevo che nel documento che ci è stato distribuito si faceva riferimento all'articolo 27, ne è arrivata una un paio di giorni fa che ha condannato uno Stato europeo con riferimento all'applicazione della pena dell'ergastolo, problema che noi abbiamo sempre messo sotto il tappeto, legittimato dalla Corte Costituzionale, ma che a questo punto tramite la Corte europea ritornerà a galla di qui a breve anche per noi. L'aspetto patologico il governo ha pensato di affrontarlo col decreto legge, lo sapete meglio di me, è stato già evocato più volte, 78, a me sembra modesto e tutto sommato nella versione che è uscita dall'approvazione della Camera dei Deputati anche quasi del tutto inutile, perché l'unico vero aspetto che consentiva di deflazionare, diciamo così, di evitarci ulteriori condanne per applicazione di pene inumane e degradanti era quello che evitava la possibilità di sospensione per i recidivi reiterati, che come sapete è l'unica norma che è stata espunta, tra l'altro con una strana congiuntura che ha visto convergere sulla stessa posizione, che poi è il solito slogan, certezza nell'esecuzione della pena e quant'altro, addirittura la Lega e il Movimento 5 Stelle, cosa per me assolutamente sorprendente. Di fatto il decreto legge, secondo me, è stato più che sminato, depotenziato, insomma, mi sembra un armamentario quasi inutile, dottoressa. Questo per quanto riguarda l'aspetto patologico. Per quanto riguarda l'aspetto invece, diciamo così, della fisiologia del sistema penale italiano, vabbè, qui è inutile spendere troppe parole, io non so il DAP che tipo di posizione intenda difendere, ma insomma il dato fondante è uno: il codice Rocco prevedeva una e una sola pena come pena centrale del nostro ordinamento, era la pena detentiva. Abbiamo dovuto aspettare il 1981 per vedere riconosciute non pene alternative, ma sanzioni sostitutive, che sono una cosa ben diversa dalle pene principali, perché era la possibilità, in luogo della pena principale, che rimaneva quella carceraria, di applicare altri tipi di sanzione, a discrezione del giudice e a date condizioni. Il primo ingresso nel nostro ordinamento di un catalogo diverso dall'arresto e dalla detenzione abbiamo dovuto aspettare per introdurre nel catalogo principale pene diverse, abbiamo dovuto aspettare il decreto legislativo sul giudice di pace, dove ancora non tutti hanno capito, peraltro nemmeno in giurisprudenza, che si tratta di pene principali diverse rispetto al carcere. Viene lo sconforto e viene da parafrasare il titolo: se dal codice Rocco abbiamo dovuto aspettare il 2000 per ottenere una cosa, tra l'altro confinata nell'ambito di una procedura penale che viene ritenuta essere minore, usa l'espressione tra virgolette, quantomeno perché di tipo conciliativo, viene veramente da sconfortarsi sulla patologia, a questo punto anche sulla fisiologia. Oggi c'è una commissione che sta lavorando in questa direzione, per la verità di commissione ce ne sono state tante altre anche prima, a cominciare da quella Grosso, che forse aveva fatto il lavoro maggiormente organico, è rimasta nei cassetti del Ministero, non ha mai visto la luce. Oggi c'è la commissione di presieduta, capitanata da Francesco Palazzo, che è uomo di assoluto valore, oltre che uomo molto sensibile a queste tematiche, quindi io spero che possa anche solo indirettamente rimediare alla gaffa che è stata giustamente sottolineata dalla dottoressa Laganà e coinvolgere il più possibile anche le associazioni di terzo settore, perché è evidente che senza di loro un discorso di sanzioni di pene principali alternative rispetto alla centrale di quella carceraria credo che non sia concretamente fattibile, non sia concretamente praticabile. Per parte mia, e mi avvio alla conclusione, credo di non aver speso più dei 6 minuti che mi sono stati concessi, posso dire che in realtà un certo tipo di progettualità che coinvolge il terzo settore c'è, perché come voi sapete all'interno di quei 67.000 detenuti dentro le nostre carceri, un'aliquota molto importante
è quella dei soggetti tossicodipendenti, ma anche quelli dei soggetti extracomunitari. Soggetti extracomunitari che normalmente al termine dell'esecuzione della pena finiscono per transitare, per così dire, dalle carceri ai CIE, che non sono carceri, ma vi assicuro gli somigliano, ci vanno molto vicino, talora possono addirittura apparire peggiori delle prime. Ecco, da questo punto di vista io credo che una rimeditazione di questo circuito possa effettivamente essere effettuata, e per quanto rientrerà nelle mie possibilità è esattamente la strada che intendo percorrere, con il coinvolgimento degli enti locali e ovviamente del terzo settore e del volontariato. Massimiliano Andreoni, gruppo Volontari Carcere di Lucca. Utilizziamo quella lì di Reno, così, no? Sì, buongiorno a tutti, io sarò molto breve, rappresento una piccola esperienza di accoglienza e non solo, che si occupa di cacce da quasi 30 anni a Lucca. Direi che sono state molto interessanti e anche molto esaustive le considerazioni fatte fin qui dalle persone che mi hanno preceduto. Mi vengono in mente alcune sollecitazioni. Ci sono di qui a breve, come state ricordate, varie scadenze, diciamo scadenze di carattere istituzionale, si diceva appunto senza Torregiani, la scadenza dell'OPG, il decreto legge poi dovrebbe andare anche a lavorare, vedremo poi quale sarà poi la forma definitiva con cui uscirà, sulla scadenza anche della legge sulla detenzione domiciliare, che comunque è in scadenza a dicembre. E mi viene anche in mente che, d'altro lato, visto che si parla di terzo settore, ci sono varie iniziative in corso. Penso all'iniziativa sulle tre leggi, no? Che di fatto è stata portata avanti terzo settore, le proposte di legge di carattere popolare su tortura, carcere e sulle norme sugli stupefacenti. Penso alla battaglia, no? Qualcuno prima citava l'ergastolo, contro l'ergastolo ostativo, che viene fatta da più parti. Mi viene in mente, forse sarà anche banale, che a volte, avendo anche delle esperienze molto interessanti dall'una e dall'altra parte, forse le strade hanno difficoltà a incrociarsi. Prima si ricordava, cosa sicuramente importante, che rispetto anche ai vari dibattiti, poi spesso il terzo settore, che è quello che giornalmente opera, lavora, entra dentro il carcere, spesso non viene tenuto in giusta considerazione, o più che altro non gli viene chiesto quello che ricordava prima il referente del DAP sul carcere, su come l'architettura, diciamo, carcerale italiana è pensata appunto per le celle e non per gli spazi di condivisione, è una cosa che a noi che entriamo in carcere settimanalmente, giornalmente, balza agli occhi, eppure si continua ad andare in questo modo. Quale sia la quadratura del cerchio non lo so, rispetto a sicuramente la senza Torregiani è una grossa opportunità. Non sappiamo ad oggi, visto insomma che il decreto deve essere approvato e vedremo come uscirà, cosa ne uscirà. Io mi auguro che possa essere un piccolo pezzettino. Sicuramente c'è l'auspicio che possa anche modificarsi, perché credo che sia un elemento fondamentale, l'idea culturale che c'è del carcere. Ricordava prima il dottor Manzione che soltanto negli ultimi decenni poi di fatto si è pensato in Italia, da un punto di vista legislativo, al carcere non come unica possibilità. Siamo ben lontani dal carcere come estrema razio, e quello a cui dovremmo andare, ce lo dicono tutti gli elementi, ce lo dicono tutti gli indicatori, lo diciamo noi, ma insomma lo dicono un pochino tutti. C'è la difficoltà poi a fare, secondo me, questo balzo culturale. Di questo, a parer mio, visto che rappresentiamo poi anche il territorio cittadini, siamo in parte anche responsabili, quindi credo che spetti anche a noi fare, e non so quale potrà essere poi l'esito e quali saranno i tempi, una battaglia culturale lavorando sui cittadini, lavorando sulle scuole, come si fa a Lucca e si fa anche in tanti altri territori, per modificare veramente l'idea che c'è della pena e del carcere. Credo che questo sia un buon campo d'azione per tutte le nostre realtà. Grazie. Maurizio Artale, Presidente Centro di Accoglienza Padre Nostro di Palermo.
buongiorno. Io penso che qua siamo presenti in diverse realtà che tutti i giorni hanno a che fare con la detenzione alternativa, quindi eviterò di dire quali sono i vantaggi, perché li conosciamo non da statistiche, ma perché costa a noi che cosa significa un detenuto affidato a un ente come per esempio il Centro di Accoglienza Padre Nostro, e quali sono i vantaggi sia per il detenuto stesso, per la famiglia, ma soprattutto per la società. E allora io avevo preparato, perché quando c'è stato un incontro della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia a Roma proprio il 7 giugno, ci eravamo già incontrati con il sottosegretario Cosimo Maria Ferri, e durante l'intervento lui aveva colto, ecco, che quella mia proposta poteva essere fattibile, visto che ancora si doveva preparare il decreto che poi è uscito. E allora mi chiese di mandare una specie di promemoria, ecco, di quello che poteva essere qualche cosa che potesse aiutare quegli enti che in qualche modo ad oggi offrivano, ecco, la loro disponibilità all'accoglienza di detenuti in esecuzione penale esterna. Ma per sintetizzare e per proprio focalizzare il mio intervento, una storiella vi voglio contare, perché è veramente accaduta. Una vedova povera un giorno andò in chiesa e vide che durante la celebrazione di un funerale c'erano dei canti e di tutto. Allora alla fine del funerale si recò in sacrestia e disse al parroco che anche lei voleva che si celebrasse come dire, una messa a suffragio di suo marito che era morto qualche mese prima. E il prete gli rispose: sorella carissima, senza picciolo messa non se ne canta. Ed è un poco quello che diceva poco fa Luisa: il governo e lo Stato non possono pensare che non possono avere oneri nel recuperare delle persone, perché chi è detenuto è comunque una persona ed è interesse di tutti il recupero di quella persona. Allora in quella proposta che io poco fa ho fatto girare ad alcuni, gli altri possono ritirarla poi all'uscita, penso che ci sia un poco lo spirito. E allora tutti conosciamo che cosa significa la riduzione della recidiva se un detenuto sconta la pena fuori dal carcere. La riduzione dei costi per lo Stato che ne potrebbero derivare se diventasse prassi, no, e non soltanto l'eccezionalità. Il sostegno all'azione penale, ad oggi lasciata interamente nelle mani dello Stato. E allora, ecco, Elisabetta, io sono d'accordo con te che non siamo stati invitati ai tavoli, ma quante volte ci hanno invitato ai tavoli? Quanti protocolli sono stati firmati? Quante disattese poi ci sono state successivamente a tutti i vari protocolli? Allora penso che noi oggi qua, fra chi è politicamente impegnato in prima persona, ma come Edo, ma come tanti altri, e poi tutti gli enti che in qualche modo danno vita poi alle pene alternative, cioè a depotenziare le violenze che succedono dentro il carcere, io penso che dovremmo uscire fuori, e non fra un anno al prossimo convegno di Lucca sul volontariato, ma già in queste settimane, ecco, lavorare su una proposta che potrebbe partire, ecco, da quella che abbiamo fatto noi, e ognuno ci metta la sua esperienza, presentare questa alla Camera con i deputati che in qualche modo sempre si mostrano sensibili a queste problematiche, ma che poi però quando gli dà un disegno di legge da sottofirmare ci sono sempre i ma e i perché. E allora è stata la stessa cosa sia per quanto riguarda Maria Ferri, ma anche per quanto riguarda l'altro sottosegretario Berretta, a cui abbiamo mandato anche a lui, che avevamo incontrato in un altro convegno. Però allora io dico, dobbiamo cominciare a chiedere nel dare una proposta, ma poi nel chiedere la risposta a quella proposta. Oggi se ne parla tanto di pene alternative, di tutto quello, dei vantaggi, però alla fine di che cosa parliamo se poi, come dicevi tu, oggi nessuno sta pensando a che cosa significa scontare una pena in una cella di 25 metri quadrati con 8 persone. Allora io penso che questo incontro oggi deve essere l'inizio di una operatività, ma non un'operatività vuota. Noi queste cose le diciamo, Elisabetta, da quanti anni? E quante volte noi siamo costretti ad accogliere questi detenuti con pochissime risorse? Allora dobbiamo fare capire che cosa? Che senza oneri per lo Stato non si può andare avanti, perché poi gli oneri saranno riflessi dopo, perché lui continuerà ad uscire e a delinquere. Quando un detenuto
affidato al centro di accoglienza Padre Nostro, fin quando lui è in carcere, è come se si dà una giustificazione di non poter aiutare la sua famiglia, perché sta in carcere. Ma quando lui viene affidato al centro e la sera va a dormire a casa e tutti i giorni vede la moglie e i bambini a cui non può dare un'assistenza perché c'è la luce da pagare, l'affitto, ci sono i medicinali, c'è tutta una serie di cose. Lui si sente impotente davanti a quella situazione ed è psicologicamente pressato a delinquere nuovamente. Allora io penso che con poco, con uno sforzo di poco, si può dare una soluzione, ma non perché dobbiamo partecipare ai tavoli, perché personalmente non me ne frega niente. Capisco che è importante e che deve essere sottolineato che non si può non invitare ai tavoli dove si pensa di legiferare senza sentire a meno quelli che ci lavorano. Quindi questo sono d'accordo con Elisabetta. Poi riparare del danno alla comunità. Un detenuto che sconta una pena all'interno di un'associazione, di una fondazione, che lavora nel territorio e che quindi la gente che vede quella persona che ha sbagliato, che si sta, come dire, in qualche modo proponendo, si propone per la, come dire, scontare la pena, dare un senso alla sua pena, ma darne un vantaggio anche alla collettività, questo ci facilita poi l'inserimento lavorativo dopo. L'associazione che lavora nel territorio ha naturalmente i suoi agganci con imprenditori, con artigiani, con imprese. E allora se già quel detenuto è conosciuto perché nel territorio ci ha lavorato, ci verrà più facile poi proporlo per un inserimento lavorativo. E poi qui parlavamo, esentare gli enti dell'IMU. Ho fatto una proposta che non era una provocazione. Abbiamo visto come il governo poi alla fine gira gira, quello che ha esentato dal pagamento dell'IMU è stata solo la Chiesa. E non poi le attività che fino a tempo prima non pagavano l'ICI, le associazioni che in qualche modo svolgono un'attività, come dire, sostanziale nel territorio, non che la Chiesa non lo faccia, attenzione. Noi siamo un ente che è stato fondato da padre Puglisi, il sacerdote di Brancaccio ucciso alla mafia, quindi so che cosa significa. Però se noi ci occupiamo del detenuto, se noi ci occupiamo dei piccoli, di chi soffre, di chi in qualche modo non è visto dai potenti, ecco, io penso che quelle persone in sé rappresentano il sacramento e allora io penso che dovremmo avere anche una mano da parte della Chiesa a combattere questa battaglia, perché se c'è un'esenzione dell'IMU per le aule liturgiche dove si celebra il sacramento dell'Eucarestia, noi che in prima persona abbiamo a che fare con il corpo e il sangue di quel sacramento, che sono gli umili e gli ultimi, io penso che dovremmo avere un poco più d'attenzione. Io ho finito il mio intervento, grazie. Pietro Barbieri, portavoce Forum del Terzo Settore. Io vi ringrazio per l'invito e ringrazio anche per avermi consentito di parlare prima. Purtroppo gli impegni si accavallano sempre più. Io credo che la ragione per la quale il terzo settore si occupa delle persone che sono in un carcere e scontrano una pena detentiva è in virtù del fatto che l'impegno civico dei cittadini è centrato sui diritti delle persone e sulla possibilità che tutte le persone possano godere di diritti in egual misura. E quell'impegno civico è quell'impegno che caratterizza le associazioni di volontariato, quelle di promozione sociale e quelle della cooperazione sociale in ogni loro ambito da diverso tempo, ed è una caratteristica, una cifra che direi rappresenta un'anomalia italiana in Europa, positiva da questo punto di vista, rispetto a una sentenza che invece mette al centro, come dire, una violazione dei diritti fondamentali delle persone da parte del nostro sistema carcerario. E qui io credo che ci sia la contraddizione sulla quale andrebbe fatta una riflessione. La prima questione inevitabilmente è, come dire, un paese che non ha avuto la capacità di scegliere, di operare delle scelte. Si diceva pene detentive che
o alternative che arrivano solamente nel 2000 dal codice Rocco. È chiaro che tutto il volontariato, tutto quei movimenti, quelle realtà che si sono generate, che hanno costruito come dire, una prospettiva diversa del nostro paese, non trovano spazi reali e oggettivi né di rappresentanza culturale e politica, ahimè, dentro le istituzioni, quindi non vengono chiamati ai tavoli, eccetera, né tantomeno nelle prospettive reali. Ora, siamo in un'epoca di crisi, la riduzione delle risorse pubbliche sarà sempre più sensibile ed è evidente a tutti che dobbiamo anche capire in che modo si fanno le scelte. Diceva il ministro Saccomanni, e lo cito, in una delle prime interviste che ha rilasciato, adesso bisogna vedere se è ancora di quell'opinione, che in realtà le risorse esistono, non è vero che non ci sono, ma che bisognerebbe, come dire, avere ben chiaro che bisogna fare delle scelte politiche sul dove collocarle. Insomma, noi continuiamo a essere l'ottavo PIL del mondo e lo Stato continua ad assorbire, le politiche pubbliche in genere, il 50% sostanzialmente delle risorse prodotte, anche, ricordo, anche quelle del sommerso, cioè il PIL registra anche il sommerso, anche l'evaso. Bene, e questo significa che noi abbiamo delle politiche pubbliche che costano, in termini economici, in maniera abbastanza significativa, insomma, tra quelle più pesanti che esistono in questo pianeta. Ed è qui il punto. È qui il punto su cui dover agire. È assurdo che ci troviamo ancora oggi a dover discutere di cose. Bisogna fare delle scelte, politica e fare scelte. Bisogna abbattere evidentemente tutti quei privilegi che si sono costruiti nell'ambito delle politiche pubbliche e ricostruire un perimetro reale dell'interesse dei cittadini. E l'interesse dei cittadini non è solo quello di non essere condannati dalla Corte Europea dei Diritti Umani. L'interesse dei cittadini, è chiaro, è quello di vivere in una comunità coesa, perché lo spirito, come dire, dell'intervento del volontariato e del terzo settore in ambito carcerario ha esattamente questo significato, non il significato di parare lo Stato italiano da eventuali condanne, ma quello di costruire una comunità coesa. Ecco, allora, il problema sta nelle scelte. Se abbiamo davvero, credo, da questo punto di vista, qualche cosina da dire, qualche cosina da costruire o da ricostruire, proprio nell'architettura che il nostro Paese si è data, sia in termini di giustizia che di pene penitenziarie e pene alternative. Ma vorrei dire, è chiaro che se neanche le risorse attualmente esistenti per la legge Smuraglia vengono sbloccate, è evidente a tutti che la scelta viene fatta in maniera molto chiara, insomma, ai noi. Così come è stato giustamente sottolineato, la partita dell'ICI e dell'IMU che penalizza particolarmente le organizzazioni del terzo settore. Beh, insomma, davvero questo è il momento in cui bisogna scegliere. Crisi. La crisi non ci consente più di tenere in piedi tutti i percorsi possibili. Ci impone una scelta ed è arrivato il momento. Noi abbiamo promosso la costituzione di un intergruppo parlamentare sul terzo settore esattamente perché vogliamo portare avanti le proposte di legge sulle quali sfidare la politica evidentemente e il governo a misurarsi e quindi, come dire, opereremo in quella direzione. Grazie. Contravvengo al silenzio che mi sono autoimposto semplicemente per rammentare che nel 2012 abbiamo pagato multe per violazione dei diritti umani comminate dall'Europa per 120 milioni di euro. Quindi il discorso economico è veramente un discorso estremamente complesso da fare. Marcello Bortolatto, magistrato di sorveglianza di Padova. Sì. Allora, io ho ascoltato con molto interesse quello che è stato detto. Vorrei subito comunicarvi, diciamo, la mia amarezza, la mia preoccupazione come magistrato di sorveglianza
Ma qui parlo anche come componente del direttivo dell'Associazione Nazionale Magistrati, che su materia del carcere, in materia dell'esecuzione penale, si è più volte espresso, perché ovviamente la magistratura è interessata a tutto ciò che riguarda il processo penale, la giustizia, anche nella fase esecutiva, chiaramente. Quindi io sono come componente dell'ANM, come magistrato di sorveglianza, e anche come componente di una di queste commissioni che sono state istituite al Ministero, in cui anch'io mi rammarico non sono state invitati esponenti del mondo del volontariato, devo immediatamente comunicare una preoccupazione viva per quello che è uscito ieri dal Senato. Già il decreto 78 era una riforma a metà, era un passo timido, timidissimo, verso l'ambizioso obiettivo di raggiungere quello che la sentenza Torreggiani ci impone entro il 27 maggio del 2014, era un piccolo passo, quantomeno segnava un cambiamento di passo, e poi dirò magari su cosa era importante, e anche noi l'avevamo sottolineato, ma ieri con il ripristino in toto di tutte le preclusioni della ex Cirielli, sia ai meccanismi sospensivi dell'ordine di esecuzione, sia alle misure alternative, ai permessi premio, sono fatti due passi indietro, quindi un passo avanti e due indietro. Quindi questa mini riforma nasce già morta, non servirà a nulla. Avevamo sentito da dottor Cascini, dal DAP, che già con l'applicazione del decreto 78 immediato c'erano 200-250 detenuti in meno che entravano, e quindi anche questo effetto si perderà. Quindi siamo lontanissimi dall'obiettivo della Torreggiani, che, diciamoci la verità, per riportare la situazione al sistema regolamentare, cioè circa 45.000 detenuti e la capienza regolamentare delle nostre carceri, bisogna diminuire i detenuti di 20.000 unità o costruire 20.000 posti nuovi entro il 27 maggio del 2014 o scarcerare 20.000 detenuti entro la stessa data. Altrimenti si è in piena flagranza della violazione dell'articolo 3 della CEDU. Quindi lo si dica chiaramente, lo dico qui in tutta sincerità, se si vogliono fare degli sforzi concreti per arrivare a questo obiettivo, quantomeno in parte, insomma, quantomeno dirigersi verso quell'obiettivo, è giusto che si faccia, e che però non si stravolga poi in sede di conversione un decreto che già comunque era timido, diciamo. Oppure si dica chiaramente che l'obiettivo è quello dell'amnistia e dell'indulto, perché solo questo potrà riportare a quell'obiettivo che la CEDU ci impone, e allora si assuma la responsabilità di farlo. È ovviamente un provvedimento tampone che sicuramente è efficace, positivo per la situazione carceraria, ma che, se non si cambiano le strutture, l'abbiamo sempre detto, no? Io lo dico ogni volta ai convegni, quelle leggi che provocano il sovraffollamento, se non si mette mano a queste, ci ritroveremo poi nel giro di pochi anni allo stesso dato numerico di oggi. Ecco, vorrei dire anche questo: la Torreggiani coinvolge diritti umani, cioè il presupposto della sentenza è che sono violati i diritti umani, quindi non dobbiamo perdere che la prospettiva è questa, si tratta di una violazione, si parla di tortura, violazione di un diritto fondamentale. Però il risvolto economico non va sottovalutato, nel senso che la sentenza, la CEDU, ha congelato circa 550 ricorsi, che significa, come è successo nel caso Torreggiani, condanna dell'Italia a pagare 10.000 euro per la violazione del singolo detenuto. Ecco, significa, nel caso in cui il 27 maggio non si sia messo mano al sistema, che l'Italia potrebbe essere condannata, non solo in tutti quei 500 ricorsi, ma nel frattempo altri sono stati presentati, ad una somma enorme di risarcimento. Spiace parlare di soldi di fronte alla violazione dei diritti umani, però questo l'Italia, insomma, deve rendersi conto, la politica, chi ha responsabilità, deve rendersi conto di quale sarà l'effetto anche economico della pronuncia europea.
Gestire l'alternativa. Le misure alternative, io colgo la provocazione di Elisabetta, non è un paese, forse l'Italia, per le misure alternative, non è pronto per le misure alternative, non lo sarà. Abbiamo una formazione, anche giuridica, abbastanza ostica a pensare di qualcosa di diverso, di sostitutivo del carcere. E quindi ecco che per il momento, visto che diciamo sotto il profilo normativo non si riesce a creare qualcosa di alternativo, per quanto qualche tentativo sia stato fatto ed è apprezzabile, il disegno di legge approvato alla Camera sulla messa alla prova, sulle pene detentive domiciliari, sul processo degli irreperibili, diciamo qualche tentativo di mettere mano a questo, questo tentativo va sostenuto da tutti, è apprezzabile, però certamente è una goccia nel mare rispetto alla riforma che dovrebbe incidere su quelle tre leggi, soprattutto cosiddette carcerogene, la Bossi-Fini, la Fini-Giovanardi e la ex Cirielli, che provocano, diciamo, carcere. Ecco, dicevo, se non si riesce quindi a mettere mano al sistema delle misure alternative, anche con investimenti, è stato detto, sottoscrivo tutto quello che è stato detto, senza soldi le misure alternative non si fanno, senza investimenti sugli UEPE, senza investimenti anche sul mondo del volontariato, senza investimenti nel tentativo di reperire anche degli alloggi, delle forme di accoglimento, delle strutture di accoglimento diverse che possano essere una soluzione per soggetti che sono privi di dimora. Quanti stranieri potrebbero andare in misura alternativa? Io parlo da magistrato di sorveglianza qui e non possono andare perché non hanno una casa. Sono destinati a essere espulsi. Ecco, allora, se non si può mettere mano a questo, dobbiamo concentrarci sul settore della tutela dei diritti dei detenuti. E quindi il nostro obiettivo, il fuoco della nostra attenzione si sposta, diciamo, dal mondo dei benefici penitenziari, dall'applicazione delle misure alternative, alla tutela dei diritti dei detenuti, perché è quello che in questo momento sono violati. D'altronde la stessa sentenza Torreggiani obbliga l'Italia ad adottarsi non soltanto di strumenti compensativi, appunto, cioè di ripristino di una situazione violata, ma di strumenti preventivi che evitino che si verifichi una situazione di violazione dell'articolo 3 della CEDU. Ed ecco quindi che bisogna investire sulla tutela dei diritti dei detenuti, apprestando per esempio uno strumento di garanzia affidato al magistrato più prossimo ai detenuti, che è il magistrato di sorveglianza, uno strumento che sia effettivo di tutela. Noi adottiamo delle pronunce sul reclamo del detenuto con cui ordiniamo all'amministrazione penitenziaria di ripristinare una situazione violata, poi però non abbiamo lo strumento per far eseguire questo nostro ordine. E quindi è tutto rimesso all'adempimento spontaneo da parte dell'amministrazione penitenziaria, dell'ordine del magistrato, che qualche volta poi provoca, come è successo recentemente, un caso noto, delle storture, ma noi non abbiamo più la possibilità, una volta che abbiamo emesso il provvedimento, di seguirne la reale, esecuzione. Io credo che, tornando, io parlo un po' a braccio così, senza no, ditemi voi se vado fuori tema, però credo che sicuramente incidere e iniziare dal meccanismo di ingresso dei detenuti sia stata, dal punto di vista del decreto Cancellieri, una buona partenza, nel senso che è lì che bisogna cominciare. Bisogna iniziare a ridurre il flusso degli ingressi dei detenuti che sono liberi. Cioè che sono liberi nel momento in cui la sentenza passa in giudicato, perché se sono liberi e non sono sottoposti ad una misura cautelare, vuol dire che non sono pericolosi, vuol dire che il giudice della cognizione ha ritenuto che potessero attendere dalla libertà l'esecuzione. Quindi incidere sull'articolo 656, che regola
il meccanismo della sospensione dell'ordine di esecuzione da parte del pubblico ministero, che è stato il grande portato della legge Simeone del 98, è fondamentale. Quindi era partito benissimo il decreto cancellieri, aveva detto cominciamo a vedere lì con il meccanismo della concessione della liberazione anticipata in forma virtuale prima, no, calcolando i tempi di i periodi di presofferto in modo che si potesse immediatamente concedere la liberazione anticipata calcolata sui periodi già del presofferto, in modo che il residuo di pena si possa ridurre al di sotto di quel limite, per cui poi il pubblico ministero sospende l'ordine di esecuzione e affida integralmente alla magistratura di sorveglianza di decidere di cosa fare di quella persona, dopo che il web ha fatto la sua indagine, dopo che il mondo del volontariato magari si è mosso nel frattempo e ha cercato di trovare delle soluzioni, e quindi a quel punto la magistratura di sorveglianza interviene se applicare o meno la misura alternativa. Poi però, ripristinando, come è successo ieri pomeriggio, i vincoli della ex Cirielli, per cui già per i recidivi reiterati non è più possibile l'ordine di sospensione, quindi prima passi per il carcere, poi casomai dal carcere, con i tempi che sappiamo e quindi con i tempi dell'osservazione intramuraria, casomai dal carcere poi chiederai una misura alternativa, ovviamente questo provoca un aggravamento della situazione del sovraffollamento che non può che essere deleteria. A questo punto io credo che dovremmo tenerci il decreto com'è, a meno che alla Camera non succeda qualcosa di clamoroso. Però quantomeno bisognerà, per esempio, prorogare la 199, che è stata la detenzione domiciliare negli ultimi 18 mesi, che viene a scadenza il 31 dicembre di quest'anno, che però ha consentito un contenimento, quantomeno ha impedito che il sovraffollamento passasse dai 65.000 ai 69.000 detenuti che si erano previsti, e quindi la 199 in questi tre anni ha avuto comunque un effetto. Quindi questo decreto avrebbe dovuto sostituire la 199, non avrà quell'effetto deflattivo che si auspicava, quindi quantomeno bisognerà, io credo con decreto legge, prorogare quantomeno di qualche anno la 199. E mettere mano alla procedura di esecuzione dei provvedimenti della magistratura di sorveglianza nei casi in cui sia verificata all'interno di un istituto la violazione dei parametri della CEDU, e quindi il magistrato di sorveglianza sul reclamo del detenuto ordina all'amministrazione di predisporre tutto ciò che è necessario per ripristinare una situazione di legalità violata. E poi, come giustamente si diceva da parte del rappresentante del DAP, incidere sulla vita detentiva interna, ripensare la vita detentiva del condannato, per esempio dando esecuzione alle circolari che già prevedono, la circolare Tamburino dell'anno scorso, che già prevede che le porte della cella restino aperte il più possibile, che sia consentito al detenuto di muoversi liberamente all'interno della sezione. Guardate, io vengo da un carcere dove questo già si faceva prima della circolare del DAP, ma mi risulta, perché i colleghi me lo riferiscono, ci sono moltissimi istituti in cui nemmeno si dà esecuzione a quella circolare del DAP. Quindi cominciamo intanto a rendere la vita del detenuto migliore con gli strumenti di cui già disponiamo, che ci ha richiamato il dottor Cascini. L'UEPE vive una grandissima, l'esecuzione penale esterna vive una grandissima sofferenza per carenze di organico, di possibilità di intervento, di tempi di intervento. Noi per esempio abbiamo degli accordi con l'UEPE locale per cui non chiediamo le indagini socio-familiari quando la pena è inferiore a un certo limite, perché non sarebbero in grado di farcela in tempo utile per l'udienza. E quindi diciamo, a volte diamo le misure alternative, non dico al buio, però ci basiamo sulla lettura della sentenza, sulle informazioni di polizia, sui carichi pendenti e sulla conoscenza personale all'udienza. Noi abbiamo solo la prima volta, il libero viene in udienza la prima volta davanti al tribunale e lì si fa conoscere. Ecco, quindi voi vedete che noi cerchiamo da parte nostra, noi magistrati di sorveglianza, di fare il possibile per dare esecuzione
all'articolo 27 della Costituzione, che non dimentichiamolo mai, ma insomma voi lo sapete meglio di me, deve tendere alla rieducazione del condannato. Però diciamo, da quel primo comma oggi si passa al secondo, perché è più urgente garantire una detenzione che sia non contraria al senso di umanità. Quindi diciamo, all'interno dell'articolo 27 si è creata questa scala di valori. Oggi dobbiamo puntare più sul secondo comma più che sul primo. E quindi cercare di affrontare con gli strumenti che già abbiamo questa situazione di grande difficoltà. Bene, io ringrazio di essere stato invitato a questo incontro e rinnovo ancora il ringraziamento che faccio ogni volta che mi vedo con voi, con il mondo del volontariato, senza il quale io credo le carceri non starebbero, il mondo dell'esecuzione penale non starebbe in piedi senza l'aiuto del volontariato, e quindi che costituisce per noi un grandissimo aiuto, non solo per noi chiaramente, ma anche per tutti i detenuti, per le istituzioni. Quindi rinnovo il ringraziamento per il lavoro che fate quotidianamente nelle carceri e spero di poter collaborare, continuare a collaborare con voi anche in forme diverse. Per esempio, e qui chiudo, Elisabetta, lo so che questo è un punto che magari non ci trova perfettamente d'accordo, ma noi, tra le varie proposte che facciamo alla politica, è anche quello che il mondo del volontariato possa operare anche negli uffici di esecuzione penale esterna e non solo all'interno del carcere. E cioè chiediamo che, perché molte volte noi, se avessimo la possibilità di concedere una misura alternativa, sapendo che per esempio un affidato viene seguito oltre che dall'assistente sociale dell'UEPE, che ha tante cose altre da fare, ma potesse essere seguito anche da qualcuno del volontariato sociale, noi diciamo avremmo anche qualche strumento in più di intervento e di possibilità anche di favorevole concessione. Ecco, vi ringrazio dell'attenzione. Ettore Cannavera, Comunità La Collina Serdiana di Cagliari. Per capire meglio il mio intervento mi presento, sono cappellano nel carcere minorile della Sardegna Cagliari, ma nello stesso tempo anche responsabile di una comunità per le misure alternative. 5 minuti, spero di poter fare 5 riflessioni. La prima è sul volontariato e la cooperazione sociale, sulle istituzioni, la seconda sul territorio, su una proposta e sull'OPG. Volontariato e cooperazione sociale. La nostra esperienza ormai da 15 anni per le misure alternative al carcere, che accoglie soprattutto ragazzi che hanno commesso il reato nella minore età, ed è una comunità riservata ai giovani adulti 18-25, ma accoglie ultimamente anche ragazzi che hanno commesso il reato ai 19-20 anni. L'esperienza non solo per dire che è possibile, come tante altre che si fanno in Italia, ma è efficace. Basta pensare alla recidività per chi sconta la pena in carcere del 70%, nella nostra esperienza scende al 4%. E non solo ragazzi così semplici, sui 70 ragazzi, 12 condannati per omicidio, 1 per sequestro di persona, 2 o 3, 3 per violenza sessuale e altri reati. Ragazzi che si trovano la maggior parte in affidamento, 2 agli arresti domiciliari e 1 in detenzione domiciliare. Quindi questa è solo una piccola esperienza per dire che è possibile dare fiducia a ragazzi che sbagliano, soprattutto nella minore età, perché l'esperienza mia anche come cappellano di quelli che poi vengono al 21° anno trasferiti nel carcere degli adulti, si perdono quasi tutti. Seconda riflessione, il coinvolgimento delle istituzioni. Questo mi sembra un'esperienza molto importante che potrebbe essere
da portare in altre parti. La nostra comunità è stata portata avanti dal Consiglio regionale della Regione Sarda, innanzitutto con la costruzione della comunità, spendendo circa 2 milioni di euro per costruire questa comunità e retribuendo ormai da 12 anni nella finanziaria i 6 operatori, psicologi, educatori che seguono questi ragazzi. Questo mi sembra molto importante quando si parla di spese, perché noi possiamo accogliere 18 ragazzi, mentre nel nostro carcere minorile di Quartuccio, Cagliari, ci sono 6 ragazzi con 40 persone stipendiate. Quindi questo ci può far riflettere ed è un argomento che abbiamo discusso con il responsabile del centro giustizia minorile, come effettivamente per i minori il carcere, noi sappiamo le 16, le 17 carceri distribuite in tutta Italia, sono una spesa enorme rispetto a quello che si potrebbe fare con le misure alternative, con la grossa riduzione delle spese. Terza riflessione, il territorio. Coinvolgimento del territorio. I nostri ragazzi devono per lo più, tolti quelli che sono agli arresti o in detenzione, lavorare fuori dalla comunità. Questo vuol dire che abbiamo avuto la possibilità di coinvolgere gli enti locali, dai comuni vicini che ci danno le opportunità lavorative per i ragazzi, dalla provincia che soprattutto finanzia lo SPRAR, il servizio di protezione per i rifugiati, e quindi questo è un grosso lavoro politico che siamo riusciti a fare di coinvolgimento dell'ente locale e della regione, perché come dice appunto il nostro articolo 27, il reinserimento, la comunità tenta di avere il meno possibile la presenza dei ragazzi in comunità, ma di farli lavorare fuori. Lavorare fuori perché tutte le spese della comunità, per quello che sono gli alimenti e tutte le spese che comporta la vita comunitaria, sono a carico degli stessi ragazzi. Questo vuol dire che i ragazzi possono venire in comunità solo quando noi abbiamo una opportunità lavorativa che cerchiamo nel territorio. Un grande vantaggio che abbiamo, essendo anche una cooperativa sociale di tipo B, partecipiamo a tutte le gare d'appalto e quindi per i lavori che riusciamo a trovare negli enti locali vicino alla comunità. La quarta riflessione è un ribadire una proposta ormai vecchia che qui vorrei fare, ma mi sembra che non ci siano persone che hanno responsabilità legislative, quello di portare la procedura penale minorile dal 18° anno al 21° anno. Effettivamente col discorso che oggi facciamo potremmo prolungarci sul prolungamento dell'adolescenza. I ragazzi che commettono reati hanno 18, 19, 20 anni, ci sembra opportuno riproporla perché la procedura penale minorile dal 18° anno arrivi almeno al 21° anno. La nostra esperienza dei ragazzi che accogliamo tra il 18° e il 25° anno, essendo ancora sotto la giurisdizione del Tribunale dei Minori, ci conferma ancora di una fase adolescenziale in atto, di una difficoltà dell'assunzione di responsabilità di questi ragazzi. Allora, mandare dentro in carcere un ragazzo di 18-19 anni, anche per reati gravi, non ci sembra la risposta più efficace per aiutarlo in un percorso di legalità. L'ultima riflessione per quanto riguarda gli OPG. La nostra comunità si sta rendendo disponibile, ci è stato chiesto sia dalla ASL sia dal Tribunale per i minorenni di prepararci ad accogliere delle persone che potrebbero provenire dagli OPG. E questo, proprio ieri sono stato con il sottosegretario, infatti chiedo che è stata forse una dimenticanza, il sottosegretario alla sanità e un parlamentare sardo, Paolo Fadda, che ha la delega per la chiusura degli OPG. Sarebbe voluto venire anche oggi a parlare di questo, ma aveva altri impegni. Quanto sarebbe opportuno quindi che anche noi come volontari e cooperative sociali ci occupiamoci di questa possibile chiusura degli OPG, di entrare in contatto direttamente anche con chi ha questa delega al Ministero per poter preparare, perché l'errore che spesso si fa è quello di dire chiudiamo, diamo l'indulto, il territorio e le associazioni e le comunità non sono state prima contattate per prepararsi a questa uscita dalle carceri dei nostri ragazzi. Mauro Cavacchioli, Associazione Papa Giovanni XXIII. Ah, eccolo qua.
Siete perché sta più comodi seduti. Buongiorno, buongiorno, grazie. Grazie agli organizzatori, Luisa, grazie di questo momento. E grazie perché siamo in cammino. Siamo in cammino verso la costruzione di una comunità umana, di una società umana. Dobbiamo ringraziare Dio, almeno io mi viene spontaneo ringraziare Dio, ringraziare voi che oggi siamo qua a vedere insieme cosa si può fare. Perché una comunità umana che lascia indietro i più deboli, che comunità è? Che comunità è? Ve lo chiedo a voi, che comunità è? Che società è una comunità che lascia indietro i più deboli? Io credo che non sia una comunità. E allora ce la raccontiamo tra di noi, perché poi ho visto che sono andati via tutti, non so come mai, i ministri, i sottoministri. Cosa vuol dire ministro? Cosa vuol dire ministro? Vuol dire essere servo. E dove sono? Quindi credo che dobbiamo ribellarci un po'. Non con la violenza, ma ribellarci un po' lo dobbiamo fare. Dobbiamo alzare un po' di più la voce. Allora, alla fine, chi è disponibile, possiamo incontrarci subito qua e vedere insieme cosa fare per essere un po' più ascoltati. Non so, Luisa, se si può, se è possibile. Però noi siamo disponibili. Io sono della comunità Papa Giovanni, siamo venuti in tre, anche proprio per portare un po' la voce. Noi da tanti anni lavoriamo, cerchiamo, poi non è semplice, cerchiamo di lavorare, di camminare insieme con loro. Li accogliamo nelle nostre case. E chiedevo a Ettore, non so se è andato via, qual è l'elemento che provoca maggiormente il cambiamento in queste persone? Qual è? Qual è l'elemento più importante? È il sentire voluti bene, il sentire che finalmente ho trovato un padre che mi vuole bene. E allora chi è che ha dei figli tra di voi? Chi è che ha dei figli? Chi è che ha dei figli? E quindi siete padri, tutti voi, tutti noi abbiamo la possibilità di vivere questa paternità un po' più allargata. Guardate che è questa la strada, perché noi diciamo ai politici, ma cominciamo noi a prenderli per mano questi figli, perché poi alla fine sono bambini, no Elisabetta, sono bambini un po' cresciuti, dico ad Elisabetta perché lei è esperta e conosce bene il problema, questi bambini un po' cresciuti, ma se non c'è qualcuno che li prende per mano, possiamo anche migliorare le carceri, possiamo fare delle carceri d'oro, no? C'è stato il tempo, ma se non c'è qualcuno che li prende per mano, non succede mica nulla. E allora va benissimo, per carità, miglioriamo le carceri, è ovvio, adesso questa è una provocazione, però ci vuole qualcuno che li prende per mano. Ci vuole qualcuno che esprime la propria paternità. E se non lo facciamo noi, chi lo fa? Noi che portiamo con noi questo elemento straordinario della gratuità. Della gratuità, che è l'elemento centrale per costruire una comunità di uomini, non di animali, di uomini che sono solidali, che sono attenti agli altri uomini, in particolare ai più poveri, ai più disperati, ai più rifiutati. Questo. E qui, ragazzi, tocca a noi, Tocca a noi. Tocca a noi aiutarci insieme, lasciando da parte i campanilismi. Tocca a noi unire le forze e porci degli obiettivi. Noi attualmente ne abbiamo circa 400 nelle varie comunità, fra detenuti comuni, tossicodipendenti, c'è un po' di tutto. È un'esperienza positiva, è un'esperienza importante, è una piccola goccia, non è che sia chissà cosa, però io credo che se
fossimo un po' più uniti tra di noi, forse dai 400 potrebbero arrivare ai 1000, ai 2000, ai 5000. E allora anche i nostri ministri, i nostri servi sarebbero più costretti anche a darci una mano. Questo credo. E altro, cosa possiamo dire? Io avevo scritto delle cose qua, ma non... Perché l'uomo non è il suo errore. Allora è l'uomo che dobbiamo incontrare. È l'uomo ferito che ci accompagna e quindi camminare insieme a loro. E allora dopo, se ci state, incontriamoci. Chi ci sta? Non so se è possibile. Siamo andati in Brasile a rubare un'idea molto interessante per costruire delle piccole comunità di accoglienza e di accompagnamento. Abbiamo rubato quest'idea che si sta spargendo e la stiamo portando avanti anche noi. Ne abbiamo già 3 o 4 di queste comunità. Tutto sommato, insomma, non è facile, però il sistema funziona. Abbiamo chiesto aiuto a tutti, dalla Chiesa alle associazioni, no? Nessuno ci è venuto incontro. Però andiamo avanti lo stesso. Ci sono risultati, lo richiediamo ancora. Camminiamo insieme, da soli non si va da nessuna parte. Quindi questo sistema che noi abbiamo chiamato CEC potrebbe essere un sistema molto interessante, che funziona per superare il carcere. Non dobbiamo, questo sistema non va migliorato, questo sistema va rivoluzionato, migliorarlo non serve a nulla, ci mette a posto la coscienza a noi e basta, va rivoluzionato, migliorato ma nello stesso tempo rivoluzionato, dove l'uomo è al centro. Un'altra battaglia, su quella abbiamo trovato molta collaborazione, dei bambini in carcere. Una cosa vergognosa. Sono anni che noi abbiamo detto, li prendiamo tutti e li prendiamo gratis. Neanche gratis. Abbiamo cominciato ora, le prime richieste, grazie a Dio, hanno iniziato in questi mesi. Qui c'è stato un interessamento importante dei cappellani, no? Non so se c'è Don Balducchi, che ringrazio. E abbiamo iniziato ora a dire dei sì, vediamo cosa succede. Ecco, io direi che, non so, non c'è più tempo, fermiamoci qua, grazie. Guido Chiaretti, Presidente di Sesta Opera San Fedele. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Credo che il mondo del quale ci occupiamo ha tantissime facce diverse, quindi è una cosa abbastanza complessa, non riusciamo, diciamo, in 4 battute a focalizzare qualcosa di preciso. Secondo me e secondo l'associazione, che quest'anno fa 90 anni di storia, quindi conosce bene che cos'è la realtà del carcere, dentro e fuori, soprattutto. L'idea è quella di avviare un processo, qualcuno l'ha già detto, e ci proponiamo come un prossimo passo, nel senso che noi stiamo organizzando un convegno per fine novembre, il 23 novembre, in cui vorremmo invitare le massime cariche dello Stato, e parlare seriamente e proporre seriamente dei cambiamenti, degli aggiustamenti. Certo, ci sono tantissime cose, le abbiamo sentite, accennate anche dal magistrato qua, ce n'è a iosa. Secondo noi conviene dotarsi di strumenti. Cominciamo a raccogliere tutti i vari suggerimenti, tutte le varie proposte. Noi abbiamo aperto una pagina sul nostro sito web, se voi andate su dignitas.sestaopera,
Non mettete solo Dignitas perché vi compare un sito di eutanasia in Svizzera, che non c'entra assolutamente nulla, ma comunque se fate Dignitas punto sesta opera, lì c'è una pagina che avvia questa, questo convegno che ci sarà a novembre a Milano, la sesta opera è a Milano, si occupa di tutti i carceri milanesi, e lì vorremmo anche raccogliere tutti i contributi, organizzati poi attraverso il comitato scientifico della rivista, che vede personaggi del mondo accademico, operatori della giustizia, quindi ci sono diverse persone che possono mettere in ordine e organizzare anche questo materiale che potrebbe arrivare, immagino, all'inizio soprattutto in maniera molto random. Però sentivo, ci sono diverse idee, molti contributi, molte proposte che possono... occorrerebbe farle convergere verso qualche cosa di preciso da presentare ai politici, perché poi alla fine bisogna che si traduca in legge. Di tutto questo mondo io adesso sollevo solamente un aspetto. Come nel 75, quando lo Stato fece l'ordinamento penitenziario, noi, sesta opera, il presidente di allora, Giambattista Legnani, attraverso il SEAC, che avevamo fondato nel frattempo, facemmo pressione sul Parlamento per approvare gli articoli 17 e 78, che tutti voi ben conoscete. Con questa precisa proposta, allora, aprimmo le porte del carcere alla società. La società poté entrare e oggi ci ritroviamo con un volontariato in carcere. Abbiamo sentito l'importanza del riconoscimento che c'è stato e che è continuo. Ci ritroviamo con 9.000-10.000 volontari in carcere, però vorrei farvi notare una piccola cosa. I volontari ufficiali che hanno rapporti con gli UEPE, quindi misure alternative, oggi sono 50 in tutta Italia. 10 siamo noi a Milano, gli altri 40 sono sparsi random. Questo vuol dire semplicemente una cosa, e abbiamo trovato dove sta l'inghippo a livello legislativo, che a livello legislativo non è consentito l'accesso praticamente. In linea di principio c'è, perché c'è la possibilità di utilizzare solo l'articolo 78. Ma di fatto questo è una porta chiusa, perché l'articolo 78 arriva dopo un anno e nessun volontario aspetta un anno per entrare a fare un certo tipo di servizio per cui si è formato. Noi abbiamo fatto corsi di formazione, li facciamo ogni anno, ne abbiamo fatti 3 specifici sulle misure alternative, abbiamo perso tantissimi volontari formati, perché c'era da aspettare un anno. Ora, cerchiamo di cambiare, perché ci sono 2 punti negli ordinamenti che si possono cambiare. Questa è una prima priorità per aprire alla società le porte delle misure alternative. Tutti oggi parlano, ci riempiamo la bocca delle misure alternative, nessuno sa che cosa vuol dire concretamente. Cosa vuol dire seguire una persona in misure alternative? Noi ne seguiamo almeno una decina all'anno, con le risorse che abbiamo. Quindi bisogna potenziare, bisogna allargare, aprire le porte in quella zona, perché lì c'è il deserto. La gente dice svuotiamo il carcere, tiriamo via il problema dal carcere e mettiamolo sul territorio. Il rischio è che sul territorio non trovate assolutamente nulla. Ci saranno tutta una serie di reati proprio perché nessuno accompagnerà queste persone e ci troveremo con l'effetto boomerang, per cui dice vedi che non dovevamo farlo perché abbiamo creato un sacco di problemi. Ma questo è un ragionamento sbagliato. Dobbiamo pensare a sostenere tutta l'area della misura alternativa aprendo le porte al volontariato. Non c'è la possibilità di accesso oggi. Quindi questa è una delle prime priorità. Apriamo questa cosa. L'abbiamo fatto nel 75 con l'articolo 17 e 78 per aprire il carcere. Adesso bisogna aprire le misure alternative. La porta lì è chiusa. Ecco, questa era solo una delle mille cose che uno potrebbe... Quindi esorto tutti quelli che hanno proposte, collegatevi con il sito,
dignitas.sestaopera, lì c'è la pagina del convegno, potete mandare, c'è una mail in cui si può mandare tutti i contributi, noi li valuteremo uno per uno, li metteremo insieme, li valuteremo con il comitato scientifico della rivista, li riproporremo al convegno a novembre, e quello non sarà un evento, quello è il primo evento per noi. Noi quest'anno facciamo 90 anni e tiriamo al secolo. Quindi l'anno prossimo sarà meno 9, meno 8, meno 7, meno 6. Quindi partirà un processo di monitoraggio e di lavoro e di confronto, e sarebbe bene che noi avessimo definita anche un'interfaccia di funzionari ministeriali con cui fare questo confronto. Questo è fondamentale, perché i politici cambiano, i funzionari restano. Quindi cerchiamo di essere, diciamo, precisi su questo. Noi abbiamo bisogno di un'interfaccia stabile con cui portare avanti questo processo. Primo, tra di noi. E quindi qui avviamo questo dibattito interno, confronto, eccetera. E poi col potere politico, perché altrimenti non andiamo da nessuna parte. Grazie. Emilio Di Somma, Capo Dipartimento Esecuzione Penale Esterna. Tanto non esiste il Capo Dipartimento dell'Esecuzione Penale Esterna. Leggo, ma esiste, so che è un errore. Esiste il Direttore Generale dell'Esecuzione Penale Esterna. Bene, intanto grazie per l'invito. La mia partecipazione ai lavori e alle attività del mondo del volontariato e del SEAC in particolare è risalente negli anni anche lontani. Ogni volta in apertura dei loro lavori io dicevo sempre: non dovreste svolgere un'attività di supplenza, dovreste svolgere un'attività di volontariato in senso stretto. E purtroppo ogni volta questo non può accadere, perché puntualmente, se non ci fosse il volontariato, come è stato detto dalle persone che sono intervenute prima di me, tante cose non si potrebbero fare. E quindi ancora grazie per tutto quello che fate, e poi vediamo anche su quello che si potrà fare in avvenire. Io questa volta, nonostante gli anni di esperienza, ci avevo quasi creduto, pensavo che, e lo dicevo anche ai miei validissimi collaboratori che ho trovato in questa nuova direzione generale, dicevo: il momento è buono, il momento è positivo, c'è tanta attenzione, c'è tanta volontà, c'è tanta comprensione del problema, e c'è anche una possibilità concreta che qualche risultato positivo si ottenga. C'erano state delle timide premesse, lo stato di emergenza, e poi si è capito nel volgere di poco tempo che non serviva assolutamente a nulla, perché uno stato di emergenza che impiega anni per fare qualcosa non è più uno stato di emergenza. E allora il 199, che poteva essere un primo passo, e poi l'allargamento del 199, e poi il tentativo di bloccare il fenomeno delle porte girevoli, anche abbastanza riuscito, dico. E poi tante prospettive e tante cose positive. La cosa più importante era quella di mettere mano alla modifica della Cirielli. E stupidamente io ci avevo creduto. Anche se poi mi dicevo: ma come sarà mai possibile che chi si è battuto così ferocemente per farla nascere poi la faccia vanificare così? E purtroppo è andata in questo modo. Come si sia arrivati a questo, e come in realtà noi ci sia fatti piovere addosso, come si dice con un'espressione un po' più semplice, è inutile probabilmente rimangarlo, è stato detto in modo sparso, ma è stato detto: sovraffollamento, tentativi di suicidi, necessità di mettere mano, le poche leggi e i pochi interventi normativi nei quali ho già fatto cenno. Arriviamo, faccio presente, ricordo a tutti che nelle stanze di via Renula giacciono due disegni di legge di modifica del codice penale e del codice di procedura penale elaborati
da due commissioni di orientamento politico diverso, cioè che hanno lavorato in costanza di governi di segno opposto, ma che dicono sostanzialmente le stesse cose. E non sono mai uscite da quelle stanze. Io ancora me ne domando la ragione e non riesco a capire perché. Arriviamo alla commissione presso il Consiglio Superiore della Magistratura, svolge un lavoro, secondo il mio modesto punto di vista, assolutamente egregio, talmente ritenuto valido, anche se stranamente poi il Consiglio non l'ha voluto fare proprio, non ho capito perché, però insomma sta lì, è un lavoro che abbiamo letto tutti e mi sembra tuttora estremamente valido. È talmente valido che il nuovo ministro, nell'insediare alcune commissioni di studio, ne affida in particolare quella sull'ordinamento, modifica l'ordinamento penitenziario e le misure alternative, la presidenza proprio a Glauco Giostra. C'è un'altra commissione che sta lavorando sui provvedimenti necessari per superare le criticità del momento del sovraffollamento, insomma della situazione carceraria, anch'essa affidata a persona assolutamente competente e profondo conoscitore della materia. Io sono sicuro che le due commissioni, i cui lavori dovrebbero terminare entro novembre, se non ricordo male, 30 novembre. Però alcune cose il Ministro ce le ha già chieste per i primi di agosto, perché deve andare a riferire in Europa sulla situazione, portando un cronoprogramma che so bene cosa ci sarà scritto nel cronoprogramma, però insomma qualcosa dovrà dire e non vorrei essere nei suoi panni. Però insomma le commissioni in sé sicuramente sono un altro segnale importante e sicuramente daranno dei suggerimenti importanti. Per come la vedo io, per la parte relativa a Giostra, molto probabilmente bastava prendere il lavoro fatto dalla commissione Giostra presso il Consiglio e riproporlo paro, insomma, forse qualche aggiustamento o qualche cosa. Ho avuto però poi un'altra idea, ma pensiamo per un attimo che invece tutto questo che disgradevole è avvenuto e sta avvenendo in queste ore non fosse avvenuto. E per caso veramente noi ci fossimo trovati di fronte a un'approvazione di una legge che consentiva di mettere mano a misure alternative dallo stato di libertà. E insomma, un po' mi sono preoccupato, dico la verità, perché il mio validissimo amico e collaboratore mi ha suggerito di usare un'espressione, passare dall'emergenza carceraria all'emergenza delle misure alternative. E noi secondo me ci saremmo trovati, non secondo me, sono sicuro, ci saremmo trovati e ci troveremmo, se questo dovesse accadere, esattamente in questa situazione, che è stata detta anche poc'anzi da chi mi ha preceduto, e cioè dalla gestione di un'emergenza carceraria, che peraltro probabilmente per altro verso potrebbe anche rimanere, ha una gestione dell'emergenza delle misure alternative. Allora, io sto da pochi mesi in questa direzione generale, ho trovato una direzione generale che sicuramente lavora. La sensazione che ho avuto è che fosse, lo dico con dispiacere perché io in questa amministrazione ci sto da tanti anni, quindi mi faccio carico anche delle mie responsabilità, un po' negletta. È colpa di qualcuno, è forse colpa dell'emergenza carceraria, forse anche colpa del fatto che necessariamente tutte le energie disponibili andavano concentrate in quella direzione, a normativa vigente, a situazione data, a clima politico vigente, voglio dire proprio di quello attuale, ma insomma è poco differente, insomma, se stanno assieme due parti che si sono insultate fino a qualche giorno fa, insomma diventa difficile, poi i risultati sono quelli che vediamo. Però voglio dire, non è una giustificazione, è probabilmente una spiegazione. Quando sono intervenuti i tagli, sono intervenuti, da un lato si è dichiarato lo stato di emergenza, dall'altro lato la popolazione, per effetto della crescita della popolazione detenuta che è arrivata fin quasi a sfiorare le 70.000 detenute, mancavano poche unità, poche unità di numeri di esseri umani, per la verità, per arrivare alle 70.000, in compenso il capitolo di bilancio relativo al mantenimento dei detenuti, cioè farli mangiare tre volte al giorno, è stato ridimensionato paurosamente.
Cioè, se questo è un paese normale, qui non si trattava di dire affrontiamolo, togliamo le macchine, bene, togliamo le macchine, togliamo gli uffici lussuosi, bene, togliamo gli uffici lussuosi, togliamo le prebende particolari, bene, togliamo, ma non possiamo togliere da mangiare i detenuti, perché quello è il minimo indispensabile, altro che Strasburgo, altro che CEDU. Questo è contro ogni legge di natura e di Dio, insomma, non esiste al mondo. Eppure questo si è fatto, e allora perché stupirsi poi del fatto che quei soldi che c'erano andavano rivolti verso la gestione dell'emergenza carceraria piuttosto che verso il mondo delle misure alternative. La situazione è veramente drammatica. Io mi sono trovato di fronte a lettere e a situazioni che mi sono state rappresentate in cui si diceva, che in parte conoscevo già, in alcune regioni c'è un solo dirigente di servizio sociale di UED, di ufficio esecuzione penale esterna, e perlomeno in 3 regioni questa situazione è così drammatica. Il personale degli UEP, che nel 2000 eravamo riusciti, dico eravamo perché loro erano capo del personale, quindi ho partecipato attivamente a quella operazione, eravamo riusciti a portarli a 1600, adesso siamo al di sotto delle 1000 unità. Cioè è tutto un mondo strano, la situazione peggiora, la situazione si aggrava e le risorse diminuiscono. Io sono anche io della schiera di coloro i quali dicono che le riforme a costo zero sono un'utopia, sono una stupidaggine, insomma. Allora ho cominciato a sperare in un'altra cosa, ho cominciato a sperare nella Torreggiani. Dico, adesso non lo devono fare, non lo dobbiamo fare, non mi chiamo fuori, non attribuisco ad altri responsabilità, non lo dobbiamo fare perché siamo bravi, perché riteniamo, siamo convinti delle nostre idee, della bontà delle nostre idee, che ci diciamo sempre tra di noi perché siamo sempre gli stessi, ma non riusciamo mai a far passare dall'altra parte. E la dobbiamo fare perché, come è stato giustamente notato, se a maggio dell'anno prossimo non si sarà fatto nulla, il bilancio dello Stato subirà un vulnus di quelli incredibili. Insomma, allora, forse sarà un'occasione da sfruttare, biecamente da sfruttare, proprio nel modo più becero possibile, però sfruttiamo questa occasione. Pare che anche questo non serva a nulla. Si sta andando verso l'amnistia e l'indulto, ci prenderemo l'amnistia e l'indulto e probabilmente poi in qualche altra cosa si potrà anche tentare di fare, però certo è che un'amnistia e l'indulto che dovesse essere particolarmente ricca, come è stato nel 2006, in quanto amministrazione noi non avevamo chiesto 3 anni di abbuono. Sui suggerimenti dell'allora ispettore dei cappellani, diceva un anno, diceva vabbè, 1 anno e mezzo, 2 anni, vediamo, 3 anni, 36.000 detenuti. Sembrava una pacchia incredibile. Abbiamo cominciato dal giorno dopo, non proprio dal giorno dopo, ma da qualche mese dopo, a scrivere, guardate che la situazione sta peggiorando, guardate che sono 500 detenuti al mese, guardate. Siamo arrivati al punto in cui siamo arrivati, non c'è nessuna volontà di farlo, di fare nulla. Non c'è nessuna volontà, voglio dire, io non ho mai visto un Presidente della Repubblica che per 4 anni consecutivi, o tre o quattro, nel discorso di fine anno parla dei detenuti e parla delle carceri. Non ci siamo mossi neanche di fronte a questo. La prima iniziativa che è stata assunta dopo i discorsi del Presidente della Repubblica è stata una giornata intera di lavoro dedicata ai problemi del carcere al Senato. Io racconto sempre che diligentemente mi sono messo davanti alla televisione un'intera mattinata, ho ascoltato una serie di banalità, di cose assolutamente stupide, incredibili, assolutamente insopportabili anche da sentire. Mi sono rifiutato di sentire la seconda parte, la vicenda si è chiusa lì e si è dovuto aspettare un altro capodanno perché si ritornasse sull'argomento, perché si ricominciasse a parlare, perché si ricominciasse a dire, a sollevare problemi. Quindi, tutto sommato, non vivrò l'incubo di un carico di lavoro eccessivo per gli uffici di esecuzione penale esterna che non sarebbero in grado di sopportarlo in questo momento. Vivo l'incubo di una realtà che ci mortifica, che ci umilia, che ci addolora e che ci mortifica come cittadini di questo paese. Trovo però sempre che nel mondo del volontariato c'è ancora, e mi auguro che ci sia ancora per tanto tempo, tanto entusiasmo e tanta voglia di fare. Questo stesso entusiasmo e questa stessa voglia di fare, vi posso garantire, c'è sicuramente anche all'interno dell'amministrazione, perché in questa situazione, e parlo soltanto degli uffici di esecuzione penale esterna, se ancora si riesce a fare
gran parte del lavoro lo si fa per l'entusiasmo, per la capacità professionale, per l'intelligenza e per la disponibilità totale che mostrano tutti gli appartenenti al settore. Proviamo ancora una volta, è vero, a dilatare gli spazi di intervento e a dilatare gli spazi di collaborazione. L'amministrazione penitenziaria vive da anni su protocolli d'intesa, su accordi, che sono piccoli mezzi per cercare appunto di trovare spazi nelle pieghe delle norme che sono a volte molto strette e molto poco penetrabili. Occorrerà sicuramente dare ancora più spazio a queste attività di collaborazione e fare in modo che anche le misure alternative che ancora oggi ci sono sia consentito di dimostrare che sono effettivamente una pena, perché c'è un'opinione pubblica che per esempio accetta di grande buona volontà, con grande entusiasmo, le misure, i lavori di pubblica utilità. E allora voglio dire, ci sono degli spazi che vanno sfruttati, si sono moltiplicate per non so quante centinaia, insomma erano tra 400, sono arrivati a 4.000, 5.000, insomma sono numeri incredibili. Allora imbocchiamo quelle strade, perché il lavoro di pubblica, io lo capisco che il cittadino non sta, dirà, ah ma quella persona che ha commesso un reato, ovviamente non particolarmente grave, non sta in carcere mangiando a sbafo, perché questa è l'opinione, quello che pensano, a vedere solo la televisione buttato su una branda comodamente, io insomma vorrei dire, facci un attimo tu, vedi un po' come sta la situazione. E però sta lì lavorando, sta facendo, pulendo le fogne, sta disboscando, sta facendo lavori utili. Ci sono cose che aiutano. Allora, se si imboccano quelle strade, se noi siamo capaci, all'esito di queste commissioni, all'esito delle nostre attività, delle nostre riflessioni, di un lavoro congiunto che mi auguro possa continuare, non iniziare, ma continuare con il mondo del volontariato, probabilmente aiuteremo anche quella parte di classe politica o i politici del nostro paese o la politica del nostro paese che intende veramente occuparsi del carcere, ma occuparsene veramente, non solo a parole, non per partecipare ai convegni, a fare cose utili e positive nell'interesse della popolazione detenuta e della dignità del paese. Grazie. Mi pare di non vedere Daniele Frigeri in sala, se c'è qualcun altro del Jesuit Social Network, direi di no. Quindi, Claudio Guerrini, Associazione Isola dell'Amore Fraterno di Roma. Grazie. Buongiorno. Quando si prende la parola dopo che molti hanno parlato e si ricevono tanti stimoli, è difficile seguire il proprio ragionamento, quello che si aveva in mente di dire. Probabilmente è meglio così, è capitato a tutti noi chissà quante volte. Io dovrei innanzitutto dire chi siamo, chi sono e chi siamo. Io sono da qualche anno il presidente di questa ONLUS, che però esiste da molto prima che io divenissi presidente e alla quale ho dedicato quasi 20 anni della mia vita. Oggi ho 74 anni, manca un mese. Mi accingo a lasciare, nelle intenzioni almeno questo vorrei fare. E vorrei lasciare una cosa viva. E lasciare una cosa viva come l'Isola dell'Amore Fraterno è una responsabilità non da poco. Noi abbiamo attualmente a Roma, sulla via Ardeatina, a pochi chilometri dal Divino Amore, a qualche centinaio di metri dal raccordo anulare, una struttura di 30.000 metri quadrati, nella quale sorge una casa che oggi occupa 40 persone. Ci sono 40 soggetti, compresi alcuni a fine pena, che hanno perduto i riferimenti familiari
e quindi non sanno dove andare. Una struttura nella quale, ricordo ancora con simpatia, un detenuto mandato dall'Aquila, dal Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila, a trascorrere 4 ore di permesso premio da noi, con tanto di scorta, 3 persone e 4 ore di permesso. Il quale era meravigliato, ma le sbarre la sera da dove vengono fuori? E qui mi riallaccio un po' a quello che diceva il dottor Cascini prima. Il vero problema è proprio la vita comunitaria che si svolge all'interno. Quello è un elemento essenziale per il recupero del detenuto. Noi mangiamo insieme, io mangio insieme ai detenuti quando sono lì, e che vuol dire almeno 5 giorni su 7. Sono a capotavola, qualcuno ci deve stare, ci sto io. Ma la sostanza vera è che bisogna dare una attività positiva da svolgere, senza mai dimenticare un elemento importante. Abbiamo a che fare di frequente con persone che, per non guadagnare onestamente, hanno preferito commettere un reato, rubare o spacciare droga o fare qualche imbroglio o qualcosa di questo genere. È impensabile che si possa recuperare qualcuno facendolo lavorare senza pagarlo, perché è una contraddizione, mi pare, di tutta evidenza. E quindi c'è anche un problema di reperimento di fondi, non solo per il mantenimento materiale. Il dottor Di Somma parlava di cibo, ma parlare di cibo in carcere, quante sono le persone che mangiano il cibo del carcere? È cambiato? Anche la crisi si sente pure lì. La camorra non è riuscita, o la mafia, o chi conta non è riuscita a fare il miracolo. Però riesce ancora a fare un miracolo, che è quello di trovare le case o i domicili giusti per quelli che devono uscire dal carcere. Questo è innegabile. Quindi la responsabilità dei magistrati di sorveglianza è molto importante. E dottor Bortolato, se non sbaglio, faceva riferimento alla conoscenza dei casi. E noi questo facciamo, ci muniamo degli stessi strumenti di cui lei ha fatto cenno, e affidiamo la nostra esperienza alla visione diretta, perché tanto comunque nella maggior parte dei casi, mi dispiace dirlo, non parlo della totalità, parlo della maggior parte dei casi, educatori o assistenti sociali le informazioni le vengono a prendere da noi. Il tal detenuto sta da noi da quando era ancora in custodia cautelare, lo abbiamo tenuto, è passato in espiazione pena, lo conosciamo magari da 1 anno, da 2 anni, da 3 anni. Chi meglio di noi può dare notizie sul detenuto? Io non credo che ci siano, come dire, soluzioni praticabili nel breve tempo. Certo, agitare il rischio o la spada di Damocle della sentenza europea non ci aiuta. Non possiamo agire sotto, come dire, la pressione di chi ci sta per sanzionare
penalmente, anzi non penalmente, economicamente in maniera pesante. Così come non serve nemmeno parlare da lontano dell'amnistia, traguardo che tutti sanno bene essere irraggiungibile con la legge attuale. Immaginate un Parlamento che ai 2/3 concede al Presidente della Repubblica la facoltà di dare amnistia. Questa è stata l'ultima riforma voluta, se non sbaglio, dal senatore Cossiga, Presidente della Repubblica del tempo, prima che i partiti dell'epoca si autoassolvessero per amnistia dai reati di finanziamento illecito. Fu la contropartita pretesa dal Presidente della Repubblica del tempo. È ancora in vigore. L'indulto sì, ma l'amnistia no. Togliamocelo dalla testa. Personalmente, lo dico, andrò a firmare per l'amnistia, consapevole che quell'amnistia però non arriverà mai in porto. Mi sto dilungando troppo e vi chiedo scusa. Devo duramente riportare al rispetto dei tempi perché alle 2 ci spengono la luce, quindi... Oh, non c'è problema. Io credo di avere detto anche più di quello che volevo dire. Ripeto, sono stato stimolato dalle molte cose che ho sentito e vi ringrazio e vi chiedo scusa. Don Giuseppe Insana, cappellano PG di Barcellona, Pozzo di Gotto di Messina. Si parla di carcere, stavolta si parla di ospedale. Si direbbe che è un altro tema. Sì, è la contraddizione, perché ospedale nome, ma di fatto non è ospedale. Vigono le leggi delle carceri dentro. Per cui l'ex ministro Severino, mesi addietro, venendo a Barcellona, uscendo, diceva ai giornalisti: queste persone non devono stare qui, non è luogo capace a curarle. Devo spendere qualche parola, ospedale psichiatrico giudiziario, si deve superare, abolire. 1200 persone circa oggi nei 6 d'Italia. Ma chi lo dice? Che si deve superare da anni. Proposte di legge, Fondazione Michelucci, Miglio, Corleone, Burani Procaccini, eccetera. Commissione interparlamentare che ti gira tutti gli OPG, si devono superare. Così, in un modo progressivo. Sentenze della Corte Costituzionale, cozza, l'ospedale psichiatrico giudiziario e la Costituzione, perché luoghi incapace a curare e a rispettare la dignità. Per cui la Corte Costituzionale, che non può fare la legge di superare, ecco che suggerisce ai magistrati, dà la possibilità nel 2003 per i definitivi, misure diverse dall'internamento in OPG, capace a curare e a contenere la pericolosità. Nel 2004 lo fa per i tantissimi con misura di sicurezza provvisoria, se è provvisoria, perché la provvisorietà in ospedale psichiatrico giudiziario può durare anche 5-10 anni, perché il periodo del magistrato che viene a vedermi mi riconosce incapace a presenziare ed io per una sciocchezza resto in ospedale psichiatrico giudiziario, che è carcere, che non rispetta la dignità della persona, che non è capace a curare. E ancora il DPCM, il decreto dell'1 aprile 2008, con ecco, la C già dava potere così progressivamente alla chiusura degli OPG.
ma la Commissione parlamentare d'inchiesta sul Servizio Sanitario Nazionale, con le sue visite e con Ignazio Marino, ecco che ha messo il riflettore, che sono dei luoghi inidonei, sono dei luoghi incivili. Lo stesso Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, più volte, dopo aver visto il video documentario prodotto dalla Commissione, ecco che sono dei luoghi insostenibili in un paese che si chiama, che vuole chiamarsi civile. E quindi la legge del 9 febbraio 2012 che ha parlato che è stata votata quasi ad unanimità per il superamento, che doveva avvenire entro il 31 marzo 2013. È avvenuto questo alla vigilia, il 25 marzo 2013, decreto di proroga, e quindi poi la legge 57 del 2013. Perché non è avvenuto? Perché si dormiva? Ma intanto, con la paura della chiusura, i dipartimenti di salute mentale facevano i progetti e molti sono stati dimessi fino a quella data. E guarda caso, anche i magistrati non inviavano nuovi giunti dentro. Invece, da aprile, ecco che solo qualcuno esce. E nello stesso tempo ne sono rientrati in quello dell'OPG di Barcellona più di 45. Era un'urgenza chiuderlo, perché un luogo incivile, incostituzionale, si cade adesso nel limbo, e anche la stessa legge si attiva per i progetti e ci sono i soldi, come abbiamo sentito in qualche altro posto alcune persone che siamo qua dentro, per i mattoni, per le strutture sanitarie che si devono ricostruire, non per le persone, per i progetti individuali che, riconosciuti non pericolosi dalla magistratura, devono tornare nei dipartimenti di salute mentale. Una domanda, e poi, ma dove vanno? Se si chiudono gli OPG, queste persone nel nostro immaginario, magistrato, dico pericolosi. E allora io mi fermo e dico che se la sanità, i dipartimenti di salute mentale hanno tutto il personale e i servizi previsti dal Servizio Sanitario di Salute Mentale, e allora, e operano nel territorio con visite domiciliari, con aiuto e sostegno alla famiglia, con la sensibilizzazione del territorio, con l'inserimento lavorativo, con le strutture leggere, poche persone malate mentale fanno reato e vanno in OPG. Se i dipartimenti di salute mentale hanno tutti quanti i servizi previsti, allora sapranno accogliere, come hanno fatto prima del 25 marzo, i loro soggetti che ci sono là dentro. Le persone inferme di mente con misura di sicurezza, con lieve, meno lieve e grave reato. Lieve significa fare la pipì in piazza, significa a Palermo fare... ecco, colui che gestisce il posteggio delle macchine abusivo, per cui vieni tu, dammi 2 euro, poi te li do e allora ti minaccio che brucio la macchina, tu chiami gli agenti e mi portano dentro. In un sistema, nei vostri carceri, si sa quando si entra, si sa quando si esce prima. Nell'ospedale psichiatrico giudiziario, con la misura di sicurezza, si sa quando si entra, non si può uscire anche fino alla morte. Ergastolo bianco. E perché cosa? Perché sono pericoloso? No. Il magistrato mi dice che sono pericoloso perché non ho famiglia che mi sappia gestire, perché il mio DSM non mi ha prodotto il progetto. Allora chi è da condannare? Io
che sono compensato dentro o piuttosto l'istituzione che non si fa carico di me. E allora io vorrei concludere, presidente di associazione di volontariato, stiamo attenti che l'ospedale psichiatrico giudiziario, lo stesso direttore di Barcellona, molto buono e sensibile, lo chiama pattumiera sociale, perché là dentro manca il personale, si è abbandonati, si è promiscui, non si può essere curati e si cronicizza, non si può dare speranza. E allora io concludo giustamente, perché dico che non è difficile gestire le persone inferme di mente con lieve, meno lieve e grave reato in ambiente diverso dall'OPG, capace a curare e a contenere la pericolosità. È l'esperienza dell'associazione di volontariato che presiedo da oltre 20 anni che, col permesso della magistratura e in aiuto con l'equipe di trattamento dell'OPG UEPE, OPG e Dipartimento di Salute Mentale, stanno in ambiente libero, in un clima di famiglia, con una partecipazione insieme della gestione di casa, col coinvolgimento dei servizi, col rispetto degli altri, con la presa di coscienza di malattia, per cui ecco, si prende volentieri la terapia, in attesa che i loro dipartimenti di salute mentale di appartenenza non se ne fanno carico. Noi ci accorgiamo, con un progetto approvato qualche anno addietro dal Ministero del Lavoro, laboratorio in esterno di ceramica, con articolo 21, 10 soggetti che escono ogni mattina alle 9, fanno laboratorio, pranzano da noi, telefonano ai familiari, pomeriggio riprendono lavoro o insieme si parla. Il miglioramento che hanno fatto, per cui diventano persone con idee chiare, che sono malati mentali, che si devono curare, che possono fare una strada verso la normalità. Io so una cosa, che ormai non c'è la Commissione Marino, con i suoi punti positivi e negativi. Questo tema dell'OPG sta per essere di nuovo addormentato nonostante la legge. C'è un comitato Stop OPG fatto da professionisti, giuristi oppure psichiatri o da associazione o da sindacati. Forse anche le vostre associazioni, le vostre fondazioni che ci hanno invitato oggi, è bene che facciano più forza per dare voce a coloro che non hanno voce, perché in OPG e perché malati mentali. Ringrazio io anche a nome di Elisabetta e chiedo scusa per l'incursione. Sono Gianluca Testa, mi occupo di comunicazione all'interno del Centro Nazionale per il Volontariato. La mia è solo una comunicazione di servizio e la dico con un po' di imbarazzo, anche perché sono rimasto colpito un po' da tutte le testimonianze fin qui condivise, ma soprattutto da quest'ultima, quando si parla di ergastoli bianchi fa sempre un certo effetto. Intervengo solo per dire questo: era in programma una conferenza stampa esattamente a quest'ora. I giornalisti presenti, alcuni dei quali sono in sala, per lo più si sono organizzati in modo autonomo facendo interviste e raccogliendo alcune delle testimonianze fin qui dette. Ovviamente non ci sarà una vera e propria conclusione, anche se una conclusione questo appuntamento lo avrà, perché è un percorso che comincia. Ne parleremo dopo, ora lascio subito gli spazi agli interventi. E nel dire questo aggiungo anche che pochi istanti fa ho sentito il presidente Patriarca, hanno cominciato da pochi minuti le votazioni. Se riesce si libererà e ci raggiungerà sul rush finale. Se così non fosse ci daremo noi appuntamento al prossimo step. Grazie mille. Silvia Landra, Casa della Carità di Milano.
Vi ringrazio anch'io per questa opportunità di ascoltare e di partecipare. Personalizzo un attimo la questione perché mi dà modo di dirla in maniera più diretta. Io da un lato da 10 anni sono psichiatra nelle carceri, in alcune carceri del Milanese, e dall'altro, ed è per quello che sono qui, rappresento, coordino questa realtà che è Casa della Carità Milano, che è quella fondata da Martini, che adesso presiede Don Virginio Colmegna, e che mi dà modo di continuare in un certo senso, attraverso un intervento più complessivo sulla grave emarginazione sociale, anche a fare degli interventi che hanno a che fare con l'esecuzione penale esterna, i detenuti, coloro che sono arrivati al fine pena, quindi tutti casi differenti nei quali, e qui mi sento di sottolineare molto questa prima cosa che noi sperimentiamo e sulla quale riflettiamo, quanto potenziale c'è nel volontariato e nel terzo settore per la produzione di l'invenzione anche di percorsi che, essendo flessibili e più articolati e personalizzabili, alla fine diventano anche più economici, paradossalmente, più capaci di accompagnare la singolarità delle persone. Questo avviene attraverso tante esperienze dirette. Una tra tutte, che abbiamo sottolineato altre volte, è anche quella di avere parecchi detenuti delle carceri che lavorano, che sono in articolo 21, quindi possono uscire, e che scelgono di fare del volontariato da noi, costituendosi associazione di volontariato. Ecco, per esempio, il nostro accompagnare in una realtà che si occupa di tante forme di emarginazione sociale, un'esperienza così responsabilizzante di alcuni detenuti, ci sta facendo vedere ancora di più questo potenziale, quindi detenuti che addirittura diventano volontari, non solo per sé, anzi in questo caso per nulla, ma per delle persone ancora più in difficoltà. E questo è un primo complesso di riflessioni. Un altro riguarda, ed è collegato, il tema dell'essere o meno specialisti nell'occuparsi di carcere dal terzo settore e dalla società civile. Come Casa della Carità non siamo specialisti di carcere, ma di tante forme di problematiche di italiani e stranieri che ospitiamo, progetti di quartiere, territorio, molti progetti sulla salute mentale. E quindi ancor di più ci sentiamo responsabilizzati a occuparci di carcere, perché il non essere specialisti ma essere società civile ci dà, nel vedere queste realtà, delle responsabilità molto forti. Ecco, spesso rileggiamo poi, tutti credo che le conosciamo molto, le riflessioni su questo tema anche di Martini. Adesso cito una frase veloce perché mi sembra provocatoria sul tema dell'esecuzione penale esterna e delle pene alternative, quando dice: cerchiamo non tanto e non solo pene alternative, ma alternative alla pena per la ricostruzione degli uomini. La frase è provocatoria perché manda ancora più in alto le riflessioni che abitualmente facciamo, alla ricerca veramente di un modo complessivo di affrontare questioni grosse e forti, lo si diceva in introduzione, che attraverso il carcere ci accorgiamo che sono le questioni esistenziali, antropologiche nostre, le nostre questioni più importanti, e il carcere e le questioni connesse, quella dell'OPG anche appena sottolineata così bene, sono le questioni che ci provocano con una forza che non ha paragoni sui temi fondamentali. Due fuochi, se vogliamo, un po' più operativi, che scelgo tra tutti e tra i tanti anche molto ben detti e ascoltati. Il primo riguarda gli sforzi e quei percorsi concreti per trasformare un modo di concepire la pena, e in questo senso il carcere, che è un luogo di infantilizzazione che noi ben conosciamo, come dice un autore, in una fucina di responsabilità e di riconciliazione. Ecco, mi piace Buffa, è nell'ultimo numero di Antigone, che riflette sulle 5 R del percorso
di ricostruzione dei detenuti, partendo da rieducazione, risocializzazione, reinserimento e poi dice responsabilizzazione e riconciliazione. Se sui primi tre abbiamo qualche idea di percorso, ecco, forse responsabilizzazione e riconciliazione sono temi ancora più forti, che sono chiamati ancora più in causa se pensiamo a delle forme alternative per gestire la pena o il post pena, anche questo è importante, e ci accorgiamo di quanto sia normalizzante davvero aggiungere esperienze autentiche di responsabilità nel percorso dei detenuti e quanto sia fondamentale far vivere la pena in questa chiave. Un altro e ultimo fuoco è che per noi rappresenta adesso un progetto sperimentale che abbiamo discusso con il responsabile della sanità carceraria della nostra regione, riguarda il progetto sperimentale per quelle persone che noi chiamiamo del grande popolo dei senza, sono già state citate in vari modi, noi diciamo il popolo della sofferenza urbana, di quelli che nella grande città se ne vedono tanti, sono senza documenti, senza casa, senza lavoro, senza riferimenti, senza competenze, senza troppe cose, al punto tale da non riuscire ad essere nemmeno categorizzati in qualche problematica specifica e quindi indirizzati in qualche servizio specifico. Noi lo sperimentiamo lavorando con le persone emarginate anche senza incroci carcerari, e questo popolo dei senza non ha rette, non ha riconoscimenti, non ha luoghi dove può avere l'assistente sociale di riferimento, il medico, l'operatore, persino qualunque riferimento di quelli fondamentali, e allora il riferimento va un po' costruito anche nella creatività. Ecco, il progetto è l'intenzione di occuparsi dei più fragili sul piano psichico e fisico, che sono privi di legami sull'esterno, che vanno accompagnati tra il dentro e il fuori in un processo di ricostruzione radicale della vita e dell'identità, che vuol dire anche documenti, posizione sanitaria, legami di base, non solo perché questo sappiamo che riduce le recidive di reato, ma anche perché contiene quel fenomeno ancora più che punisce ancora di più della deriva sociale a cui vanno incontro. Mi viene sempre in mente la detenzione sociale di cui dice Margara, quel popolo di poveri cristi del carcere che giusto che paghi fino in fondo il reato commesso, ma che non si rialza se poi lo attende la condanna radicale di essere escluso per eccellenza anche fuori, quindi senza volto, documenti, nome, eccetera. E quindi poi nel testo inviato scritto c'è anche un'ipotesi di progetto. Grazie. Andrea La Regina, Caritas Italiana. Ringrazio per l'invito che ci è stato, diciamo, fatto pervenire, e vorrei solo dire alcune riflessioni partendo da un'esperienza fatta negli ultimi 3 anni, che è stata l'esperienza del censimento delle opere socioassistenziali, sanitarie, sociali, ecclesiali presenti in Italia, che è stata un'esperienza a livello nazionale che non era solo un modo per contare le opere, ma per capire in profondità. Allora, la prima osservazione è questa che mi viene da fare proprio attraverso il lavoro di questo censimento. Ho notato, per esempio, che è vero che si parlava di opere o di servizi socioassistenziali, però nella classificazione Istat Ateco del 2007 non appariva nessun tipo di riferimento alle realtà dei ristretti, dei detenuti e delle famiglie, pur essendo, diciamo, la fantasia della carità, ma anche la fantasia della società civile e delle associazioni, avesse in qualche modo già proposto. Quindi diciamo che ci sono i diritti invisibili di chi sta dentro, ma c'è anche la volontà di chi poi misura di rendere invisibili anche i servizi. Cioè, e questo è un po' mi ha impressionato, noi stessi non siamo riusciti
nelle nostre articolazioni diocesane a intercettare. Quindi significa che c'è un problema anche nei territori. C'è chi ha interesse, però noi come cristiani, come cittadini di questo, dobbiamo mettere due sconfitte. La prima, che i diritti costituzionali, quindi senza entrare in tutte le problematiche che sono state dette, sono per il nostro Parlamento, per il nostro legislatore, degli optional. Cioè è inutile continuare a dire che è un diritto costituzionale. Quando un diritto non è effettuale, quando nelle carceri non si rispettano i diritti elementari dei cittadini, questa è una grave, cioè dovrebbero loro consegnarsi, il legislatore, consegnarsi e dire non sono in grado di, primo. Secondo, perché ce ne deve essere pure per noi, ma ci siamo chiesti, come cristiani dico questo, è detto da qualche parte, e Benedetto l'ha ripetuto nella Caritas in Veritate, non devi dare come carità ciò che spetta per giustizia. Allora, ogni gruppo di volontariato, a cominciare dai nostri, deve chiedersi e deve domandarsi. Il suo dono, certamente, è un dono importante. È un essere prossimo, un essere inserito, ha di fronte dei volti delle persone, bisogna rispondere al bisogno. Dall'altra, però, dobbiamo cominciare a mettere in evidenza l'advocacy. Cioè, perché se no rischiamo veramente di fare una mistificazione. Quindi diciamo che questo secondo passaggio va fatto. E va fatto non solo da noi, ma va fatto sui territori, cioè va vissuto sui territori. Certamente abbiamo visto, proprio attraverso il censimento, di come sia difficile collegare tutto ciò che nel territorio è risposta della Chiesa o della società civile a dei bisogni. Noi abbiamo i centri di ascolto che ormai si occupano di tutto, ci sono tante realtà che lavorano dentro e fuori il carcere. Tutto questo è certamente importante, perché indica che è una fede con le opere. L'opera deve, perché l'opera è capace anche di animare e di cambiare la cultura. Perché poi un altro elemento che io notavo in questi anni, leggendo un libretto che è stato pubblicato un po' di anni fa, Liberare la pena, proprio a cura di Caritas Italiana, a cui forse molte delle vostre realtà hanno contribuito, cioè è che siccome non sono certe alcune cose, si torna subito indietro, perché è chiaro che lo stesso legislatore ha fatto la Bossi-Fini, ha fatto di tutto, e poi chiede aiuto. Nel momento in cui si pensava che arrivassero un milione di persone da Lampedusa, diciamo bisogna chiedere e bisogna vedere chi risponde a questo. Cioè, questo è un modo schizofrenico di pensare. Io concludo però con una proposta concreta che aveva accennato l'onorevole Patriarca e che io rilancio qui. Noi, dopo questo censimento, passeremo all'anagrafe che è permanente ed è aggiornabile in tempo reale. A me piaceva molto, perché l'avevamo anche noi immaginato, il tema delle piazze. Cioè, nei territori avevamo immaginato che ci potesse essere, per esempio, in una grande città, 7 piazze proprio fisiche, in cui la malattia mentale, il carcere, i poveri e altre realtà, ci si potesse trovare non solo come persone e volti che chiedono, che hanno bisogno, ma soprattutto anche le risposte a questi bisogni, però fatti in modo coordinato. Questa potrebbe essere una proposta minima ma concreta, di poter collegare tutto ciò che nella società civile c'è, per fare in modo che sia a livello ecclesiale sia a livello dei territori si superi la logica dell'individualismo del campanile, come è stato detto, per far sì che le risposte siano di tipo comunitario e non solo individuali. Grazie. Alberto Mortara, Fondazione Auxilium di Genova. Sì, intanto ringrazio per questa occasione
che è assolutamente preziosa, non tanto per esprimere ciò che si fa, quanto per ascoltare ciò che fanno gli altri. Io vorrei iniziare con una considerazione che mi veniva molto personale alcuni minuti fa, no? Quando si diceva che non si può pensare di fare delle riforme senza risorse. E mi sono detto, certo che, come dire, come operatore sociale, sempre affamato di risorse, avere delle risorse da poter utilizzare per il tema del carcere sarebbe molto importante, no? Però mi sono anche detto, paradossalmente, che è anche un rischio, perché noi veniamo da un sistema di welfare, io credo che molti di voi lo ricordino, no? Prima della legge 328, in cui le riforme, cioè scusate, i finanziamenti che venivano dati per il welfare erano finanziamenti di tipo assolutamente specifico, particolarista, no? Avevamo i finanziamenti per la malattia mentale, finanziamenti per le dipendenze, eccetera. Come se in qualche modo la condizione per poter avere diritto a un'assistenza passasse solo attraverso l'appartenenza a una determinata categoria. Cioè mancava un principio di cittadinanza che la 328 ha affermato, poi dall'affermare a riuscire a renderlo cosa pratica e fruibile a tutti, il passo sappiamo bene è ancora lungo. Però ciò che mi preoccupa è che un finanziamento dato su quest'ambito, e in particolare io penso alle persone che non possono usufruire degli arresti domiciliari perché non sono nelle condizioni economiche e familiari di poter vivere al di fuori del carcere, per certi aspetti, su questo vi invito a riflettere, come dire, rappresenta un passo indietro, no? Rappresenta nuovamente un ritorno a un welfare che riconosce soltanto delle particolarità. Come dire, poi va bene tutto, siamo in una situazione tale che non si rifiuta niente, però io questa cosa la pongo e vi invito, come dire, in primo luogo mi autoinvito a rifletterci. L'altro elemento su cui stavo riflettendo, no? Era, e qui parlo come operatore che opera in nella Fondazione Ausilio, che è l'ente gestore della Caritas genovese e che ormai, direi, una settantina d'anni si occupa di povertà estreme, no? Le povertà assolute di cui abbiamo sentito parlare prima. E stavo riflettendo come nella nostra esperienza di lavoro il carcere ricorre in termini molto forti e molto frequenti nella biografia delle persone. C'è spesso un passaggio nel carcere. Magari è quello che ha determinato il tracollo di una situazione o è anche la conseguenza del tracollo di una situazione. Quello che poi ho notato invece come referente della FIOPS, la FIOPS è la Federazione Italiana degli Organismi che si occupano di persone senza dimora, che spesso esiste una sorta di disgiunzione, no? Mi faceva piacere che già prima la rappresentante della Casa della Carità lo riferisse, tra chi opera all'interno del carcere e chi opera con le povertà urbane estreme. Come se fossero due cose distinte, no? Come se in qualche maniera non fosse la stessa persona che proviene dal carcere, o la stessa persona che se quel percorso che tu gli proponi non riesce ad accoglierlo, tu non riesci ad accettarlo, in carcere ci finisce quasi sicuramente. Allora io credo che veramente dobbiamo lavorare su una contaminazione molto forte fra chi sta dentro e chi sta fuori. Vi faccio un piccolo esempio di un tentativo che stiamo facendo a Genova proprio per superare un po' questo dualismo che, ripeto, ho notato, spero di essere contraddetto, ma anche non solo a Genova ma anche in altre realtà importanti. Abbiamo avuto un piccolo finanziamento dalla legge 266 con il quale vorremmo, anzi stiamo realizzando, una piccola casa per giovani in un'età compresa fra i 18 e i 25 anni agli arresti domiciliari. È una piccola cosa, no? Perché potrà ospitare soltanto 4 persone. Però ve ne parlo non per farvi dire quanto siamo bravi, ma perché questa cosa cerca di incarnare quello che per noi è il senso di un'esperienza di questo tipo. Perché in questa cosa ci siamo messi dentro, perché io non voglio attribuire, come dire, una paternità e un'eziologia particolare a qualcuno. Ci siamo messi dentro il DAP attraverso l'UEPE e l'USM, ci si è messo dentro il volontariato attraverso la conferenza regionale, ci si è messo dentro il privato sociale attraverso una cooperativa sociale che è collegata con noi, che gestirà gli operatori che gestiscono la struttura, ci si è messo dentro il territorio, perché è stata chiesta una forte collaborazione ai municipi perché queste persone possano essere inserite all'interno del municipio stesso, quindi non vivano, come dire, questa esperienza di casa come una sorta di alternativa
qualitativamente migliore al carcere, ma anche perché vivono nel territorio. Allora, io credo che all'interno di una situazione di povertà di risorse, questo per noi deve essere un tentativo di risposta. Poi, voglio dire, io mi auguro che questa cosa si riesca a replicare. Non riesco a essere in questo momento molto ottimista, perché, come dire, i fondi della 266 vengono dati una volta e finiscono lì. Però, perlomeno, cerchiamo, no? Cioè, voglio dire, il lanciare un modello virtuoso per noi ha anche il significato di dire si può fare, no? E in qualche maniera questa cosa interroga le nostre coscienze, perché sennò è troppo facile dire, no? Non è possibile se non ci si prova. Poi un'ultima cosa, scusatemi, molto operativa, molto pratica. Ho sentito dire, e mi trovo assolutamente d'accordo in questo, che bisogna distinguere il volontariato dal lavoro. Non possiamo pensare al volontariato come un lavoro non retribuito. Non esiste, no? Anche perché nella testa di chi ha un'esperienza carceraria il senso della illegalità, scusate se uso questo termine, ma che se non parlassimo di carcere sarebbe illegalità, viene avvertito in termini molto forti. Allora, però esistono delle forme intermedie, perché non possiamo pensare di poter trovare lavoro per tutti, che però la nostra normativa deve ancora recepire, perché chi le applica rischia di essere denunciato, no? Che sono le forme legate ai laboratori, sono gli strumenti di accompagnamento al lavoro attraverso gli strumenti di attivazione sociale, sono le cosiddette borse lavoro, eccetera, eccetera. Che ad oggi vengono riconosciuti solo in una forma di preparazione al lavoro, no? Quindi tempistiche molto strette, controlli molto severi, per esempio anche sulla legge, sugli infortuni, eccetera. Occorre un altro canale, che è quello di dire le persone hanno bisogno di guadagnare un po' di soldi, scusate se lo dico in termini molto grezzi, ma questo va normato. Bisogna far sì che chi li applica sia garantito, chi li riceve sappia che questa cosa sta all'interno di un piano di legalità. Grazie. Lamberto Baccini, responsabile Dipartimento Servizi Sociali dell'ANCI. Nel frattempo ci ha raggiunto il sottosegretario Cosimo Maria Ferri, a cui, se può, darei la parola alla fine degli interventi. Grazie. Grazie ANCI, suppongo sappiate sia l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, quindi tentiamo sempre di dare una lettura, se possibile, a dire, trasversale. Io ho provato, ascoltando gli interventi, a fare una sintesi per concetti chiave o per parole chiave. Credo di averne individuati due principalmente. Uno che si potrebbe sintetizzare nelle parole progettare, organizzare e coordinare tra i vari soggetti coinvolti. Intendo dire che la complessità dei problemi non legati a questa vicenda delle misure alternative, ma anche all'istituzione carceraria nel complesso, ci debba far immaginare un percorso durante e alla fine del quale ci debba essere un momento in cui tutti i soggetti istituzionali e non si trovano per confrontare i punti di vista, per valutare ed incrociare le responsabilità diverse che ogni soggetto ha. Può essere una sede informale, può essere anche per quello che riguarda i soggetti istituzionali, Stato, Regioni, Province, Comuni, la stessa conferenza unificata, perché c'è il problema poi di dover far fronte a quelle responsabilità finanziarie, amministrative, di programmazione, per cui il passaggio o il luogo dovrebbe essere formale. Mi limito a ricordare che per esempio la conferenza unificata è la sede in cui si affronta e si tentano di risolvere i problemi legati al passaggio dalla sanità penitenziaria al Servizio Sanitario Nazionale, ospedali psichiatrici giudiziari inclusi, dell'assistenza sanitaria ai detenuti. Questa è la prima parola chiave, dicevo, progettare, organizzare e coordinare tra i vari soggetti. L'altra potrebbe sintetizzarsi in reinserimento sociale e lavorativo e presa in carico.
L'ho pensata perché secondo me un punto di arrivo potrebbe essere quello di immaginare che le tematiche della carcerazione delle misure alternative al carcere, ma anche quella più ordinaria del reinserimento sociale dei detenuti che abbiano scontato la pena, debba diventare elemento della programmazione e della progettazione sociale ordinaria, sia a livello di piani sociali regionali che a livello di piani di zona, che poi l'articolazione intraregionale, su cui il ruolo dei comuni è fondamentale come interrogatore dei servizi. Anche questo lo strumento potrebbe essere trovato negli accordi regionali, che tra l'altro poi hanno diretto impatto sui piani di zona, c'è uno scambio bionivoco tra programmazione regionale e piani di zona sociale locale. Piani di zona in cui è tradizione, anche se non sempre e non compiutamente praticata, quella del confronto diretto, della presenza diretta dell'istituzione e dei soggetti del terzo settore, degli organi periferici dello Stato. Tra l'altro, se diventasse questo concetto, questo atteggiamento finalizzato al reinserimento sociale e lavorativo, alla presa in carico, secondo me non faremmo altro che dar finalmente corpo e gambe a concetti già attivati dal decreto legislativo 112 e soprattutto dalla legge quadro sui servizi sociali, la 328. Il riferimento agli accordi non è solo, non lo considero solo, come dire, uno schema logico formale, perché in realtà qualche esperienza positiva in questa direzione c'è stata, perché sia pure in una vicenda per certi aspetti molto diversa, mi riferisco agli effetti dell'indulto del 2006, furono i comuni, soprattutto i comuni sedi di istituti penitenziari, a dover tradurre in concreto il problema dell'inserimento, ma soprattutto del primo impatto dell'indultato con la società civile. Era un problema per molti di sopravvivenza, di primo impatto quotidiano. E gli accordi complessivi, con qualche, seppure con qualche difficoltà, funzionarono. Mi viene in mente anche il lavoro che fu fatto, mi pare fosse il 2008, con il Ministero di Giustizia per la concreta attuazione proprio della legge quadro della 328 con riferimento alla popolazione carceraria. Nacquero delle linee guida, 2008, che produssero, come al solito, in modo diverso, con effetti diversi sul territorio nazionale, comunque effetti di sensibilizzazione e di presa in carico. Ci troviamo nella fase in cui si stanno concretamente esercitando alcune esperienze di inserimento lavorativo dei detenuti sulla base di un accordo tra ANCI e Ministero di Giustizia, per cui in molti comuni, con cofinanziamento a carico del comune da un lato e dall'altro, mi sembra di ricordare, dal fondo delle ammende, si prova a dare una risposta positiva e concreta a questo impatto del detenuto fuori del carcere. Sono ipotesi di lavoro, ma io credo che la filosofia debba essere questa. Quello che lascio al tavolo come ANCI, come Associazione Nazionale dei Comuni, in cui, pur rappresentando i comuni, poi i comuni lavorano soprattutto nell'ambito del sociale, noi dobbiamo dire per tradizione, sensibilità e risorse, intendo dire che ogni comune si porta la propria storia di maggiore o minore attenzione rispetto alla situazione socio-economica e alla situazione sociale dei propri cittadini,
è in grado di arrivare con maggiore sensibilità ed efficacia alle novità della realtà socio-economica e poi evidentemente lavora sull'ambito delle risorse che ha a disposizione. Io quello che dicevo che posso lasciare a questo tavolo è l'impegno dell'ANCI nel suo complesso e quindi anche in nome e per conto dei comuni ad approfondire il problema e a lavorare con le proprie articolazioni regionali. L'ANCI ha delle sezioni regionali che ormai hanno vita ultra trentennale, proprio per trasferire dal nazionale al territorio gli eventuali accordi. L'impegno c'è, siamo a disposizione. Vi ringrazio ancora per la possibilità che ci avete dato di impegnarci sul tema. Eustachio Vincenzo Petralla, dirigente esecuzione penale esterna. Grazie, sarò brevissimo, spero. Anzi, intanto ringrazio anche io per l'invito a partecipare, a portare il mio contributo qua. Diciamo che per noi dell'esecuzione penale esterna è sempre un piacere poter interagire con le associazioni del volontariato, e questo non solo perché gli assistenti sociali e gli operatori dell'esecuzione penale esterna si incrociano con i volontari nei territori dove operano e che e assieme cercano di affrontare, diciamo, dare risposte ai fabbisogni che nei territori i soggetti in esecuzione di pena non detentiva incontrano, ma anche perché, diciamo, mi piace dire che non dimentichiamo che John Augustus, che quel facoltoso calzolaio di Boston che nel 1841 chiese ad un giudice in un'aula di tribunale di provare ad affidargli in prova un ubriacone, malandrino che per l'ennesima volta si trovava davanti al giudice, altri non era che un volontario che appunto girava nelle aule del tribunale di Boston nel tentativo che grazie alla sua esperienza ventennale, soprattutto per la sua esperienza ventennale, lo stato del Massachusetts nel 1871, credo, adottò la prima legislazione sulla probation al mondo. Non vi paia fuori tema, questo è un po' troppo alla lontana questo tema. Credo che questo andrebbe ricordato oggi, ma in questi giorni, a tutti coloro che ci presentano e ci portano gli Stati Uniti come il luogo dove la pena si espia nel carcere, dove c'è la dura detenzione. Bisognerebbe ricordargli che negli Stati Uniti forse c'è uno dei sistemi più avanzati, più attrezzati di probation al mondo, come pure bisognerebbe ricordargli che l'ultimo stato degli Stati Uniti, il Mississippi, che è il più tradizionalista stato degli Stati, il più tradizionalista degli Stati Uniti, si è data una legislazione sulla probation nel 1954, cioè 60 anni fa. E noi, ahimè, dobbiamo ancora oggi sentire che si pensa ad una legislazione, ad una legge sulla probation come ad una, come dire, denegata giustizia alla città, come ad un accrescimento delle insicurezze della società. Quindi dico questo perché noi abbiamo bisogno in Italia, e quindi è su questo che bisogna, secondo me, in primo luogo, diciamo, battere, abbiamo bisogno anche in Italia del sistema della pena gentile, come la chiamo io, cioè di quella pena che non è inutile incarcerazione o inutile peggioramento della situazione del soggetto in molti casi, ma è una pena che infligge una
quel gradiente sufficiente di sofferenza perché che dia l'impressione, che dia appunto l'immagine che si sta espiando una pena, ma che nello stesso tempo accompagna questo soggetto laddove ne abbia necessità attraverso un percorso di reinserimento sociale. E quindi è una battaglia prima di tutto culturale, perché ahimè noi in Italia abbiamo questo riflesso condizionato per cui ogni volta che qualcuno pensa che sia necessario punire una condotta ritenuta socialmente pericolosa, si pensa al carcere, mentre in realtà il carcere dovrebbe essere appunto l'extrema ratio. È una battaglia culturale, per questo noi sosteniamo e crediamo che bisogna continuare a sostenere sia tutto il progetto di legge, il disegno di legge che è al Parlamento in discussione, che è passato al Senato sull'istituzione, l'introduzione in Italia della messa alla prova, sia tutte le altre norme che in qualche modo introducono forme di pene non detentive, perché in Italia c'è questa necessità e ormai l'Italia è l'ultimo paese, ahimè, dico ancora ahimè, dell'Unione Europea a non avere un sistema di pene non detentive completo. Siamo ormai superati anche da quelli che sono entrati da poco, dalla Bulgaria, dalla Romania, ormai sono paesi che hanno già un sistema di probation che l'Italia non ha. Collego questo però a due questioni, diciamo, più concrete e chiudo. La prima è che appunto di pena, quando parliamo di esecuzione penale esterna, dobbiamo avere chiaro che di pena stiamo parlando e non di un evitamento della pena, perché questo poi è purtroppo il messaggio che passa nell'immaginario collettivo, che chi viene ammesso ad una pena non detentiva e quindi la espia in comunità, come dicono le regole, come la definiscono le regole minime dell'Unione Europea, sta sfuggendo dalla giusta punizione. Questo il senso comune di giustizia del popolo non lo accetta. Allora noi non dobbiamo cadere nell'errore di coniugare le pene non detentive, e io ripeto pena non perché mi piaccia la punizione, ma perché deve essere chiaro che noi dobbiamo coniugarle come se fossero delle pene. E quindi ci occorrono dei servizi in grado di gestire queste pene. E qui parliamo dell'esecuzione penale e degli uffici di esecuzione penale esterna. Prima di me il dottor Di Somma ha già parlato abbondantemente su questo, quindi io non aggiungerò molto. Dirò soltanto che da un piccolo calcolo che abbiamo fatto, che ho fatto così artigianalmente, ma nemmeno poi tanto, possiamo dire che ogni assistente sociale che opera negli uffici di esecuzione penale esterna può dedicare ad uno dei soggetti di cui l'esecuzione penale esterna deve occuparsi non più di 130 minuti al mese. E attenzione, in questi 130 minuti non c'è soltanto il rapporto faccia a faccia con il soggetto, ci sono anche i tempi di spostamento, i viaggi, il tempo per scrivere la relazione, per prendere visione della documentazione e così via. È chiaro che non può essere un'esecuzione di pena che punti alla costruzione di un progetto individualizzato di reinserimento e di ritorno appieno nella società. Questo non può essere. Allora occorre che ci sia un rinforzo di questo ufficio in modo tale che la pena venga eseguita in maniera, diciamo, efficace. Il secondo aspetto è un altro, e mi pare anche questo molto importante. La pena non detentiva, il luogo dove si espia la pena, non è il carcere, dove basta mettere un muro di cinta e dei cancelli e le persone detenute stanno là. Il luogo di espiazione delle pene non detentive è il territorio. Noi tutti lo sappiamo bene. Quindi i soggetti che espiano la pena sono nel territorio, diciamo, disseminati, stanno lì dove loro hanno incontrato i problemi e dove devono essere risolti i loro problemi.
La soluzione di questi problemi non può, quindi non possiamo, diciamo, anche per tutelare la comunità in cui costoro tornano, costruire un muro attorno alle città. Abbiamo bisogno di sviluppare una rete che sia nel territorio operativa e che affronti i problemi laddove questi problemi ci sono e si sviluppano. Questa rete in realtà già esiste, diciamo, noi stiamo parlando, quello che avete detto voi oggi è, diciamo, sono alcune esperienze delle tante che ci sono nel territorio. Io vi posso dire, con il dottor Di Somma ne discutevamo l'altro giorno, ci sono oltre 1000 convenzioni sottoscritte tra UEPE e associazioni varie del volontariato, del privato sociale, enti locali, per la collaborazione comune nella esecuzione del lavoro di pubblica utilità, delle sanzioni non detentive, dell'attività riparativa che la magistratura chiede che venga svolta in corso di affidamento in proprio. Ci sono più di 1000 convenzioni. Questo significa che c'è già una rete. Non è necessario costruirla, occorre rinforzarla e supportarla con supporti di legge, quindi occorrono delle norme. Qui si parlava molto opportunamente, dico io, dell'importanza dell'ingresso del volontariato nell'esecuzione penale esterna. Noi ci stiamo provando da tempo, però non ci riusciamo. In effetti ci sono dei tempi più lunghi, a volte la risorsa volontario si perde per i tempi lunghi di predisposizione delle pratiche, delle autorizzazioni. Allora occorre rinforzare, occorre che il volontariato, le associazioni entrino anche in questo territorio, perché noi, gli uffici di esecuzione penale esterna e gli operatori degli uffici di esecuzione possono, diciamo, rappresentare l'interfaccia istituzionale necessaria perché ci sta un'esecuzione di pena, ma poi l'operatività e, diciamo, il processo deve essere fatto assieme. E quindi per io, diciamo, anche io sono rimasta molto dispiaciuto per il fatto che il decreto legge, il Senato ha modificato, a mio giudizio in peggio, il decreto legge. Nel decreto legge era stato inserito un articolo, il 4 bis, dalla Commissione Giustizia del Senato, che prevedeva dei finanziamenti finalizzati all'assunzione di personale per l'attuazione di questa legge. L'articolo è stato tolto. Allora, dovremo lavorare tutti quanti perché questo articolo e questi percorsi vengano reintrodotti nelle norme che saranno approvate. Grazie. Sono ancora previsti 3 interventi, Stefano Reggio, Stefano Tabò e Vittorio Trani, ai quali non posso dare veramente più di un minuto a testa, perché poi credo che sia importante che intervenga appunto anche il sottosegretario Ferri, per poi lasciare le conclusioni agli organizzatori. Quindi vi prego veramente di avere la massima brevità, dare un flash con la suggestione che desiderate dare. Allora, passo subito alle conclusioni. visto che per l'ennesima volta assistiamo ad un decreto che prima di essere, diciamo, attivo e pubblicato è già inutile, che assistiamo per l'ennesima volta agli OPG che devono chiudere e invece non chiudono più. E quindi, diciamo, oltre all'umiliazione, all'indignazione come operatori del settore, tentiamo di fare anche qualche proposta, perché prendiamo atto che ci sono in questo paese diritti di serie A e di serie B. Quelli dei detenuti sono di serie B e non possono trovare applicazioni. In altri paesi sono state adottate misure che prevedono che se in carcere non c'è il posto, non si entra. Se in carcere ci sono più persone di quanti sono i posti, si esce. Paesi dove i diritti non sono di serie A e di serie B hanno fatto questo. Il CNC è una federazione presente in tutto il paese. Noi incontriamo queste persone, facciamo 3 proposte secche e diamo la nostra disponibilità.
in qualche modo è stato detto, un protocollo che preveda la possibilità di progetti territoriali per l'esecuzione penale esterna, ma un protocollo che preveda la sinergia di risorse del volontariato e del privato sociale, di servizi pubblici e del privato sociale, e di risorse che nei territori già esistono, che vanno messe in sinergia. L'altro punto è evitare di concepire la esecuzione penale esterna esclusivamente come comunità residenziale, che rischia di essere un altro luogo di residenza coatta, che non persegue quel capovolgimento delle priorità previste nel caso dell'esecuzione penale esterna tra la custodia e la rieducazione. Se è vero che dentro al carcere forse la custodia e la vigilanza sono prioritarie, fuori, nel momento in cui si riconosce il diritto all'esecuzione penale esterna, il processo rieducativo deve essere prioritario rispetto alla vigilanza. E quindi dobbiamo pensare a tutoraggi, tirocini formativi con indennità, residenzialità brevi, accoglienze residenziali leggere, appartamenti di semiautonomia e anche la comunità classica, con un ventaglio di possibilità che una regia dovrebbe dosare nel modo giusto per poter realizzare percorsi di vero inserimento. E l'ultima, che non è una provocazione, ma è una proposta, chiedo se non possiamo lanciare qui, da questo tavolo, la possibilità di fare del 28 maggio, il giorno dopo dell'obbligo di ottemperanza del nostro Paese agli obblighi della Comunità Europea, quello di richiesta di dimissioni di massa di tutti i vertici che hanno responsabilità e che abbiamo qui oggi assistito all'ennesima difficoltà ed imbarazzo di dover al contempo eseguire qualcosa che non si riesce ad eseguire, ma di fatto essere anche strumento del perseverare a negare diritti. Possiamo fare del 28 maggio la giornata dove chiediamo le dimissioni di tutte quelle figure responsabili, per evitare, dopo il 28 maggio, che si perseveri nel reato di Stato. Perché è questo che accadrà. Possiamo proporre una cosa forte, dove chiediamo a tutti le dimissioni, le annunciamo da oggi, iniziamo una campagna, dove chiediamo le dimissioni di tutti, per evitare questa imbarazzante teatrino dove tutti ammettiamo, tutti capiamo, tutti sappiamo, ma il sistema persevera. E dentro e fuori dalle carceri diritti vengono negati in modo ormai riconosciuto da tutte le istituzioni nazionali e sovranazionali. Su questi tre punti il CNCA ci sta e abbiamo concordato il pieno appoggio. Stefano Dabò, presidente CS Bunet. Ho capito che il mio cognome mi ha dato modo di avere il privilegio di un ascolto preventivo, ma anche di una spinta alla sintesi. Sarò sinteticissimo, con l'augurio poi di trovare altre occasioni per evidentemente dire, portare un nostro contributo, non mi sembra che ci sia lo spazio. Io presiedo il CSVNET, che è la rete dei centri di servizio in Italia, quindi il compito non era tanto di portare un'esperienza, diciamo, diretta in questo settore, ma semmai di manifestare un interesse alla connessione con questa iniziativa che appunto vogliamo seguire fin dall'inizio. I centri di servizio sono 78 in Italia, quindi sono presenti su tutto il territorio nazionale, nascono, sapete, dalla legge, l'articolo 15 della legge 266, e hanno la peculiarità di essere gestiti direttamente dal mondo del volontariato e di avere come mandato proprio la promozione della cultura, ma anche delle manifestazioni concrete. Quindi le connessioni sono evidenti. Io tocco solo due aspetti, perché mi sembra che questi sono quelli che attraggono in particolare la nostra attenzione. Quello legato all'articolo 2 del decreto citato, che apre la strada all'esperienza, diciamo, dei detenuti, no? Rispetto a anche al volontariato. Ecco, vorrei dire che perché ci sia volontariato non è sufficiente evidentemente un'assenza di cogenza, no? Rispetto agli obblighi o la gratuità. Ecco, fare volontariato significa avere a che fare
con la sfera della motivazione, no? Della comprensione, della relazione. Quindi io credo che su questo, ecco, su questi meccanismi ci sia la necessità di un monitoraggio, di un accompagnamento, ecco, di uno spessore che credo possa supportare positivamente il processo anche di costruzione di una nuova cittadinanza rispetto alle persone del carcere. L'altro aspetto, che è poi quello forse più evidente e più proprio dei centri di servizio, è quello del supporto all'autonoma originaria pratica, no, del volontariato, inteso proprio come non come persona, è chiaro che la dimensione personale è fondamentale, ma come aggregazione, come gruppo, come associazione. Allora, da questo punto di vista credo che i supporti possano essere diversi e significativi. Sul tema del carcere ci sono anche dei centri di servizio che hanno attivato dei gruppi di lavoro proprio con il coinvolgimento delle organizzazioni. Insomma, credo che sia un tema che ci deve necessariamente responsabilizzare. Il resto avrò modo di dirlo in altre occasioni. Vittorio Trani, Centro Polifunzionale Boreco. Solo una piccola precisazione su questo centro, si sente? Ecco, solo a volo a volo. È una realtà che sta sorgendo, sta partendo adesso. Ho ricevuto dal Comune una struttura vicino alle Ginaceli, c'è stato anche il sottosegretario. E questo centro polifunzionale l'accenno perché per i riflessi che ha sul volontariato in quanto tale, perché in questo centro ci sarà spazio per il SEAC, ci sarà spazio per la conferenza e ci saranno tantissime attività, soprattutto in collaborazione con i carceri di Regina Celi, un po' quanto attiene a varie iniziative che riguardano il mondo dei detenuti. Ecco, voglio soltanto precisare questo, poi il resto l'abbiamo ascoltato, io sono anche vicepresidente dell'OIAF, già ha parlato Tor Guerrini, e quindi mi fermo qui, soltanto volevo quasi condividere un po' questo cammino che stiamo facendo a Roma per volontariato, quindi questo serve un po' per organizzare meglio questo settore così particolare. Grazie. Cosimo Maria Ferri, sottosegretario al Ministero della Giustizia. Prego. Al sottosegretario Ferri, che evidentemente ha avuto problemi per cui non è riuscito ad arrivare all'inizio, desidero semplicemente sintetizzare in maniera molto stringente questi due concetti. Abbiamo discusso di ciò che sta succedendo, ormai ci pare in maniera irrevocabile, al decreto. Sull'altro punto noi consideriamo la non convocazione del volontariato alle commissioni previste dal Ministero, diciamo, una scelta che non ci trova d'accordo. Cioè, riteniamo che la partecipazione del volontariato alle commissioni dovrebbe essere un atto dovuto nello spirito della leale collaborazione di tutti i protocolli che sono stati firmati congiuntamente. Noi scriveremo anche formalmente al Ministro per chiedere che il volontariato sia presente in questi tavoli. Prego. Grazie. Tanto mi scuso per il ritardo e saluto tutti i presenti e desidero ringraziare gli organizzatori Edoardo Patriarca, Luisa Prodi e Elisabetta Laganà, che poi è stata la prima insieme all'amico Cavicchioli a coinvolgermi e a farmi conoscere questo mondo del volontariato. E devo dire che ormai è la terza o quarta occasione in cui mi trovo a parlare e a confrontarmi con associazioni di volontariato. E nell'ascoltare con interesse chi è intervenuto, prima Don Trani ricordava anche la visita nel centro polifunzionale che ho potuto vedere, e tra l'altro mi ha colpito proprio in quell'occasione vedere come il volontariato deve guardare non solo a, appunto, chi è all'interno degli istituti penitenziari, ma anche, e prima ha toccato questo passaggio il presidente di Genova che raccontava della realtà della Liguria,
ma anche i soggetti che sono all'esterno e che sono in difficoltà, che è un passaggio molto delicato e che è un passaggio che voglio risottolineare con forza, perché è una chiave di lettura anche per un discorso e un messaggio che oggi voglio lasciare. E quando si parla appunto di volontariato, proprio in quell'occasione al centro polifunzionale mi ha colpito l'intervento di una madre di un detenuto, perché poi c'è tutto quello che ruota intorno, i soggetti, le famiglie, i genitori che hanno i figli dentro gli istituti penitenziari e che hanno voglia, intanto molte volte sono quelli più in difficoltà, perché c'è anche l'effetto di sentirsi magari dei genitori falliti, dei genitori che non sono riusciti a trasmettere dei valori che avevano o comunque che hanno visto perdere per strada i propri ragazzi. E quindi sono tutti soggetti che ruotano intorno alle vostre associazioni e che hanno bisogno di una risposta. Allora io oggi lo dico e ho la fortuna di ricoprire questo incarico, occorre però che lo Stato dia delle risposte precise che possono essere non solo fiscali, non solo economiche, perché sappiamo tutti qual è la situazione dal punto di vista economico nel nostro Paese, ma delle risposte chiare, delle risposte con cui in questo momento il Paese, lo Stato e chi governa deve dire grazie a chi si impegna nel volontariato. Io vengo questa settimana da un incontro, sono andato a aprire il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, voi direte cosa c'entrano gli ingegneri qui, erano più di 1000 delegati a Brescia e mi ha colpito l'intervento del Presidente di Napoli, dove voleva spiegare al Ministero della Giustizia, al Sottosegretario, in quanto organo di vigilanza, il ruolo degli ingegneri, ci ha tenuto a sottolineare in quella sede con forza il ruolo etico e l'impegno sociale dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli per quanto riguarda un impegno concreto e un progetto dal punto di vista etico-sociale. Si riferiva alla ristrutturazione di una chiesa di San Giovanni Maggiore nella città di Napoli, che è stata recuperata, ristrutturata e che è oggi luogo di incontro, di non solo preghiera, ma anche di incontro e di confronto con soggetti, con realtà, da quella ricreativa assistenziale, con magari anche attività di concerti più leggeri, però sempre per coinvolgere e da impegno, e un impegno comunque nel sociale. Quindi c'è oggi, e mi ha colpito perché convegno di ingegneri, parlavamo di appalti, di opere edilizie, di status del professionista, e invece un presidente di un ordine importante come quello di Napoli, che è uno dei più grandi chiaramente come numero di iscritti, ha voluto spiegarmi questo concetto. Questo cosa vuol dire? Che è entrato nel momento in cui oggi il Paese è in difficoltà, in cui molte volte abbiamo la fortuna oggi di avere un governo di larghe intese, però molte volte la politica è debole di fronte a questi problemi, lo Stato deve necessariamente, quando si parla di sussidiarietà, tenere conto di chi davvero, in rispetto di questo principio di sussidiarietà, in cui almeno io credo e tutti noi crediamo, perché è quello che ci fa mandare, ci porta non solo entusiasmo, ma dà le risposte giuste sul territorio e molte volte interviene in aiuto dello Stato. Occorre allora mettersi intorno a un tavolo. Io ho ascoltato la richiesta ora di Elisabetta Laganà e oggi pomeriggio stesso parlerò con il Ministro della Giustizia. Siccome queste commissioni sono state anche integrate e nulla vieta di integrarla anche successivamente, come è stato fatto per altre commissioni, ben venga la vostra richiesta. Io mi auguro che il Ministro, che è sensibile a questi temi, ne tenga conto e possa inserire in una delle due commissioni, c'è qui Emilio Di Somma, che è componente, che saluto e che tanto si impegna insieme a Petralla in questo settore, e ci sono due commissioni, una più strutturale organizzativa e una mi pare più ordinamentale, che è quella che
e la cosiddetta commissione Giostra, e vediamo in una delle due, forse quella per la commissione Giostra, fate questa richiesta e io nei limiti delle mie possibilità segnalerò al Ministro l'importanza della voce del volontariato, perché occorre dare risposte concrete. Noi già l'altra volta, Elisabetta Laganà ricorderà, c'erano anche amici a parte Don Trani, ricordo l'amico di Palermo Artale, e parlammo di cosa si poteva fare, e devo dire, io lo dico anche da addetto ai lavori, ero contento quando ho avuto modo di difendere e di presentare un emendamento governativo alla Camera per quanto riguarda il disegno di legge che prende il nome di messa alla prova e che però ha più interventi su cui mi soffermerò velocemente e di cui mi sono occupato personalmente. Con un po' di delusione ho visto come il Senato invece ha modificato il decreto svuota carceri, che comunque aveva focalizzato dei punti importanti che dovevano essere, secondo me, in qualche modo rafforzati. Comunque quando io cercavo, e arrivo a un altro tema su cui secondo me il volontariato si deve impegnare nello spiegare, non dipende da voi, ma purtroppo oggi si vive di messaggi mediatici e quindi occorre spiegare, e nell'esperienza che ho vissuto nell'aula parlamentare nel difendere l'emendamento governativo che aveva presentato per quanto riguarda la reclusione presso il domicilio, la prima contestazione che veniva fatta e di fronte alla quale ho cercato di spiegare ai parlamentari presenti che stavano sbagliando è quella di dire, di far capire, di far credere che lo Stato voglia lasciare fuori dalle carceri chi commette reati e non voglia garantire al Paese la sicurezza. Allora questo è un tema fondamentale, perché secondo me il volontariato aiuta anche a rendere il Paese sicuro. Fare volontariato, aiutare chi è in difficoltà, recuperarlo, credere nella funzione rieducativa della pena e nel reinserimento sociale vuol dire rendere sicuro il Paese, perché i casi di recidiva lo sappiamo, e andiamo a vedere le statistiche nel documento che prima mi ha consegnato Artale, è uno dei primi punti, ma è uno dei temi che sottolineiamo sempre, perché andiamo a vedere, almeno i numeri saranno oggettivi, e i numeri saranno oggettivi come le statistiche, e i casi di recidiva si alzano quando si sta all'interno del circuito penitenziario, perché all'esterno, e grazie a tutto questo reinserimento che svolgono le varie associazioni, case famiglia, le associazioni di volontariato e tante associazioni impegnate in questo settore, diminuiscono i casi di recidiva. Secondo me questo vuol dire garantire la sicurezza, quindi non vuol dire liberare e non garantire appunto la legalità, ma vuol dire focalizzare l'attenzione sulla certezza della pena, perché la pena viene scontata, ma nel momento in cui si sconta si punta, così come prevede l'articolo 27 della Costituzione, in una rieducazione della pena, e questo lo dice la Costituzione, e quindi si garantisce la certezza della pena, l'effettività, perché la si sconta in un modo diverso, e si cerca di rieducare il soggetto per evitare che reiteri il reato. Io dopo il convegno di Rimini e quello di Roma, dove mi aveva invitato Elisabetta Laganà, un sabato mi pare, sono stato dall'amico Cavicchioli, e devo dire, pur essendo vicino a casa, c'ero stato una volta velocemente, e mi sono arricchito nell'ascoltare tutte le persone che erano all'interno, e c'era quel signore romano che ormai si era ambientato, aveva finito mi pare la pena, ed era rimasto in quell'ambiente, perché poi chi sconta la pena, in alcuni casi c'è chi anche è insofferente, non è che dobbiamo nasconderci, e ci sono anche chi proprio magari non riesce, perché non tutto molte volte si riesce a realizzare, e quindi però c'è anche chi rimane in quelle comunità, rimane perché si sente sicuro e protetto e ritrova se stesso. Ricordavo il signore Ricciolo Romano, che quasi si vergognava
anche se aveva finito di scontare la pena, di tornare nell'ambiente dove era nato, perché si sentiva magari fallito in quell'ambiente e aveva ritrovato se stesso nella comunità. E allora queste cose dobbiamo spiegarle, dobbiamo dirle, le deve capire anche chi amministra e governa. E devo dire che uno dei nemici, tra virgolette, molte volte, che dobbiamo anche quello eliminare, è anche la burocrazia. È anche la burocrazia, perché molte volte, prima qualcuno l'ha accennato, c'è quasi un problema previdenziale, a volte un problema fiscale, di autorizzazione, di progetti, ma è possibile che anche dal punto della burocrazia non si arrivi a semplificare. Prima c'era il rappresentante dell'ANCI, e con l'ANCI può essere importante il ruolo di stimolare anche a livello normativo norme che consentano anche agli enti locali di valorizzare le cooperative e le associazioni nel territorio. C'è già la legge che prevede che per le cooperative sociali si possa in qualche modo affidare anche dei servizi sul territorio, però ci sono anche dei problemi interpretativi dal punto di vista giuridico, e quindi anche su quello dei piccoli interventi normativi possono consentire anche agli enti locali di avere più facilità nelle tanto dare dei servizi che poi riescono a controllare meglio a realtà che si conoscono sul territorio, nello stesso tempo stimolare queste associazioni che fanno volontariato anche a rendere dei servizi pubblici che possono benissimo fare. Io penso al giardinaggio, anche a tenere le strade pulite, anche perché oggi i comuni non assumono più, perché sappiamo tutti come sono bloccati col patto di stabilità i comuni, e quindi questi servizi vengono spesso affidati all'esterno. Quindi anche su questo occorre intervenire, occorre far capire che si garantisce la sicurezza, e devo dire che la scommessa che è stata fatta, e io ho presentato alla Camera questo emendamento governativo che ha alzato la pena da 4 a 6 anni in astratto, perché nella proposta di legge iniziale c'era un limite edittale di 4 anni, e la legge che ora è al Senato, e mi auguro che il Senato apprezzi il lavoro che è stato fatto in Commissione Giustizia e in Aula, perché è stato fatto un lavoro serio e molto attento, e abbiamo alzato il limite edittale in astratto, perché voi sapete che il giudice poi nell'irrogare la pena difficilmente, e lo dico anche da magistrato per la mia esperienza professionale, difficilmente dal massimo della pena, quindi in quel caso i 4 anni, magari si ferma come media sui 2 o 3 anni, e sapete che a quel punto difficilmente, soprattutto quando si è sui 2 anni, c'è la pena sospesa, non c'è bisogno di misure alternative, ed ecco che a questo punto alzare il limite di età in astratto consentiva di accedere, di creare un percorso alternativo al sistema penitenziario. È stata una scommessa, siamo stati molto criticati, e allora in aula alcuni partiti, e mi è dispiaciuto queste strumentalizzazioni, si sono divertiti a fare l'elenco dei reati per i quali verranno applicate le misure alternative, ma in un elenco astratto che non c'entra niente, perché intanto in questo modo il legislatore, il governo, ha puntato su un nuovo tipo di pena, che è quella della reclusione presso il domicilio, inteso il domicilio come abitazione, come casa comunità, come centro di accoglienza e di assistenza, e quindi ha scommesso su un terzo tipo di pena che si va ad aggiungere alla classiche pene, pena pecuniaria e pena detentiva, e sarà il giudice, all'esito di un processo, con tutte le garanzie, una volta che deciderà di affermare la penale responsabilità, a scegliere, valutata la personalità del soggetto, la pena da applicare. E allora è inutile che mi si dica gli stalker li volete tenere in casa. No, perché valuterò la personalità del soggetto, c'è stalker, bisogna vedere il tipo, il soggetto qual è, se è pericoloso o no, e quindi decidere poi se in quel momento a quel soggetto è più utile applicargli una reclusione presso una casa comunità dove può ritrovare se stesso, si possono capire i motivi. Tra l'altro in questo caso il giudice della cognizione
anticipa quello che poi fa il magistrato di sorveglianza. E non dimentichiamoci che il giudice della cognizione è quello che ha davanti, quando l'imputato non è contumace, l'imputato, e quindi può essere anche utile, è quello che vive la sfumatura dei testimoni, è quello che ascolta la madre o la moglie e si rende conto anche dallo sguardo, mentre la interroga, qual è lo stato d'animo, qual è la pericolosità, qual è l'offesa che è stata creata nella vittima, e arriva poi con serenità a scegliere il tipo di pena. È chiaro, uno che ha fatto lo stalker mandando i messaggini, secondo me può stare benissimo in una casa comunità. Uno che ha fatto lo stalker e usava la violenza con bastoni e bastonate, certo che uno non lo ritiene nel domicilio, oppure ci può essere una pena diversa a seconda della gravità. Quindi questi messaggi non è facile farli passare, io non comprendo il perché, ma non sempre ci si riesce, e si vuole spaventare i cittadini dicendo non si garantisce la sicurezza e si vuole lasciare. Questo non è vero. Io mi sono permesso di mandare gli atti parlamentari al presidente Laganà, dove richiamavo l'importanza proprio delle associazioni del volontariato e del vostro impegno, di chi vive giornalmente, quotidianamente queste realtà e sa cosa vuol dire e sa anche quali sono i risultati. Chiudo con un'ultima osservazione che secondo me va sottolineata, che è quella delle verificare tutti insieme, e per questo è importante un tavolo. Io mi auguro che ci sia questa integrazione della commissione, ma si potrà creare anche un tavolo per capire in che modo si può intervenire, magari poche cose, pochi suggerimenti, perché poi le grandi cose a volte non si riescono a concretizzare, però cercare di portare un contributo. Per esempio, molto si dovrà fare, sono contento che ci siano qui il dottor Di Somma e il dottor Petrarla, anche con l'esecuzione penale esterna. Si può anche in quello lavorare e investire maggiormente, perché non tutti gli uffici sono, e dobbiamo cercare, secondo me, anche lì, io ne ho parlato anche col presidente Tamburrino, di verificare, monitorare la situazione, perché se diventa legge il nostro provvedimento c'è il discorso anche della messa alla prova e diventa importante anche il progetto che viene fatto prima ancora che il giudice lo deve valutare direttamente con gli uffici dell'esecuzione penale esterne. Quindi è importante confrontarsi, verificare che in tutte le direzioni dove abbiamo gli uffici penali dell'esecuzione penale esterne si sia pronti a recepire lo spirito di questa legge, che mi auguro che il Senato approvi senza modificare e presto, per iniziare un percorso che, come quello della messa alla prova, servirà anche per deflazionare il contenzioso, perché chiaramente in quel caso si ha l'estinzione del reato sempre sulla base di un progetto, e anche lì si garantisce la sicurezza. Perché qualora poi si venga meno alle prescrizioni, e su questo è importante ancora il ruolo del volontariato, è importante il ruolo del volontariato che guarda come fa la sicurezza, perché quando uno sgarra è giusto che ci sia subito la segnalazione e si revochi il programma, perché è chiaro che allora deve proseguire il procedimento penale e quindi il soggetto non avrà più la possibilità di estinguere il reato. Quindi questi sono temi, secondo me, importanti. Occorre, ed è centrato il titolo, trovare soluzioni alternative al carcere. Si possono trovare, anche perché non dimentichiamoci, e tutti voi avete avuto esperienze di volontariato anche agli interni degli istituti penitenziari, però non possiamo non dirci la difficoltà di fare volontariato all'interno del carcere. È diverso. Oggi il sistema penitenziario è cambiato. Le carceri, scusate se le chiamo in maniera non tecnica, sono cambiate all'interno. Ma voi ditemi quelle realtà dove ci sono i laboratori, dove ci sono... Sì, parliamo di bollate, parliamo di altri, di Somma meglio di me può fare un elenco certamente più lungo di quelle delle mie conoscenze, però non è in tutte le realtà troviamo istituti penitenziari che all'interno
riescano a garantire questo recupero della persona e questo reinserimento. Parliamo di Poggio Reale. Com'è la situazione? Ora voglio andarci nel mese di agosto. Parliamo di altri istituti, Solicciano. Non in tutte le realtà abbiamo questo risultato. E quindi se non cambia e se non riusciamo a cambiare all'interno degli istituti, dobbiamo necessariamente puntare, anche perché l'Europa ci guarda, l'Europa vuole delle risposte, e io anche da magistrato dico che prima di arrivare all'amnistia bisogna approvare dei percorsi diversi, e quindi la sussidiarietà e tutto l'impegno del volontariato, secondo me, è importante per trovare forme alternative. Poi c'è un problema di costi, perché si dice i detenuti costano un tot, e io ancora non ho capito, infatti lo chiedevo prima, come poi, perché nelle misure alternative ho capito che non vengono, alla fine lo Stato risparmia, però non ci sono degli investimenti per chi si impegna nel sociale, per chi riceve questi soggetti, e quindi anche uno che sa poca matematica non riesce a comprendere come mai, se da una parte risparmi, non investi almeno la metà in percorsi alternativi. Quindi in questo settore, tra l'altro, l'altro punto riguarda la popolazione detenuta straniera, dove è difficile eseguire le convenzioni, i centri, altro punto su cui dovrà riflettere, sono i centri di identificazione ed espulsione, dove le persone rimangono per periodi anche lunghi, e quindi anche su questo ci sono problemi di costituzionalità e bisognerà riflettere, secondo me, così come prepararci bene per la chiusura degli ospedali psichiatrici. Ormai la chiusura è già per legge, ci è stato differito il differimento a, mi pare, aprile 2014. Bisogna capire se siamo pronti. Appunto, con le regioni so che è aperto un tavolo con il ministro e tutte le regioni, perché è chiaro che il servizio passa alle regioni e non tutte le regioni sono pronte. Occorre monitorare la situazione, perché è chiaro che anche quella è una scommessa. Scusate se mi sono allungato, grazie e scusate ancora. Siamo decisamente fuori tempo massimo, e quindi anche per rispetto dell'aula che ci ospita dobbiamo chiudere molto rapidamente. Credo che sia stato un incontro utile, sono venute fuori molti aspetti, molte esigenze, molte osservazioni. Tutti condividiamo il rammarico per il depotenziamento del decreto legge 78, condividiamo il rammarico e chiediamo appunto al governo di porre rimedio alla, come dire, dimenticanza rispetto al volontariato e al terzo settore nei tavoli in cui si ragiona sugli argomenti che stiamo considerando. Credo che sia importante esserci proprio fisicamente incontrati per potenziare la costruzione di questa rete, che deve continuare. Allora, il Centro Nazionale del Volontariato, che insieme al SEAC ha così promosso questo momento, vorrebbe continuare proprio mediante anche un'acquisizione, un lavoro di ricerca sociale a meglio comprendere e dettagliare quali sono le risorse, le situazioni, le modalità con cui si interviene attualmente sul discorso della penale e pene alternative in ambito volontariato terzo settore. Credo che questa sia una cosa che dobbiamo assolutamente portare avanti, così come credo importante la proposta di monitorare, di dare proposte che poi arrivino anche nelle sedi legislative e governative, che ci ha dato Guido Chiaretti e ci hanno dato anche altre persone. Quindi cogliamo tutte queste occasioni, e direi soprattutto cogliamo la presenza della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia come entità che ci siamo scelti come rappresentanza rispetto appunto alle istituzioni, per procedere con queste nostre richieste. Io adesso, appunto, dovendo chiudere, non rielenco i tanti punti che sono venuti fuori,
ma sono venuti fuori e sono importanti, e su questi c'è molto da dire, abbiamo molto da dire. E quindi direi cerchiamo di non perdere questo patrimonio, che è un patrimonio non solo di esperienze, ma proprio di una qualità di modo, di motivazioni. Più volte è venuto fuori che quello, il valore aggiunto di tutto quello che noi facciamo, che si fa, è questa capacità di riprendere la persona nella sua globalità. Questa è una ricchezza che diciamo che è nostra e che in qualche modo chiediamo che ci venga riconosciuta e anche che venga aiutata concretamente. Chiaramente non si fanno le cose poi in modo puramente astratto. Quindi nella sicurezza che continueremo a procedere insieme anche a fare questo lavoro di rete e anche nella certezza che il governo accoglierà la nostra richiesta di avere voce all'interno dei tavoli, credo che ci possiamo salutare. Ringrazio nuovamente tutti per questa mattinata. Non ci speravo più a un certo punto. Che nome vorresti? Che provo a dire al ministro se è presente. Grazie. Grazie. Tra l'altro